Benvenuti a Domenica Sport cari amici di Telemolise eh, Dico subito che questa puntata di Domenica Sport la dedichiamo senz'altro a questo ragazzo di eh, 20 anni che ieri sera ha perso la vita al bivio di Boiano qui vediamo una sua foto, è stata una morte davvero drammatica perché eh, pare, perché chiaramente non abbiamo queste intanto sono le immagini dell'incidente girate da, da una nostra troupe Pare che eh, il ragazzo insomma, stesse andando veramente per i fatti suoi. La macchina che veniva di fronte ha perso il controllo, eh, il guidatore per eh, quei blocchi che ci sono, che vedete bianchi e rossi, evidentemente si è impaurito, ha perso il controllo è andato addosso alla macchina in cui viaggiava Gennaro Caravello. Gennaro Caravello, eccolo qui, un ragazzo sportivo, un ragazzo che faceva anche l'arbitro e che collab ha collaborato attivamente anche alle edizioni di Boiano Mundial. Non ci sono mh, tante parole, non ci sono molte parole eh, da dire quando eh, la morte colpisce un ragazzo così giovane, se non eh, veramente eh, considerare tutto quello che avrebbe potuto fare nella sua vita e che purtroppo non avrà più l'opportunità di fare. Quindi noi gli dedichiamo volentieri questa puntata perché Insomma, a parte che era un ragazzo sportivo, però gliela dedichiamo volentieri perché, eh, evidentemente, una vita stroncata così eh, sul nascere ci lascia davvero senza parole. Allora, eh, la linea adesso alla mia collaboratrice che eh, segue eh, questo ciclo di trasmissioni, eccola qui inquadrata, naturalmente eh, dedicata la puntata a Gennaro. Noi eh, andiamo comunque avanti. Nel pieno rispetto di quello che è eh, poi il canovaccio domenicale di questa trasmissione che eh, va in onda per il 33, eh, abbiamo appena iniziato il 33 anno di attività. Dunque, buonasera a te, Eleonora, sempre devo dire sempre elegante. Buonasera, direttore, ben ritrovato, e buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Prima di iniziare, ci tenevo anch'io a manifestare il mio cordoglio alla famiglia di Gennaro che sta vivendo per l'appunto questo quest incubo, questa tragedia. Detto ciò, eh, vi, ricordo che, vi ricordo che vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Domenica Sport, che è la numero 1100... 81, anche questa sera ovviamente potete interagire con noi e con gli ospiti in studio qui a Campobasso ma anche nelle redazioni di Termoli e di Sernia inviando un messaggio eh, o su whatsapp o tramite sms al numero 331 26 5 volte 2 oppure chi avesse il numero privato del direttore può scrivere un messaggio anche a lui vi ricordo inoltre che potete seguire Domenica Sport in diretta sul canale 11 per la nostra regione sul canale 880 eh, per per, eh, il Lazio e 96 per l'Abruzzo. Invece, per tutti coloro che ci seguono dalle altre regioni d'Italia o eh, dalle altre parti del mondo, dall'estero, eh, possono sintonizzarsi sulla pagina Facebook di Telemolise e seguire la diretta streaming della puntata. Anche questa sera ho il piacere di indossare un bellissimo abito della boutique Luna Mora, eh, Sita in via Mazzini 14 qui a eh, Campobasso, che eh, per l'appunto mi veste per tutte le puntate di Domenica Sport e quindi ne approfitto e colgo l'occasione per ringraziare e salutare affettuosamente Pina e Cinzia Ferro. Va bene, grazie Eleonora. Passiamo naturalmente da, da notizie davvero tragiche invece a una notizia insomma, di un compleanno perché oggi è il compleanno di un mio amico storico, eccolo qui. Michele Campopiano, noto imprenditore nella zona industriale di Campobasso, qui insieme alla moglie Maria Teresa Fornaro. Quindi ci tenevo in questo avvio di trasmissione a fare gli auguri davvero più sinceri miei, miei e di tutta la redazione sportiva a Michele che è un amico veramente di eh, vecchissima data e che eh, tra l'altro eh, ogni volta che ci incontriamo mi eh, dà dei consigli sempre, sempre eh, positivi, sempre indirizzati verso... Uh, il, uh, una positività perché è un uomo assolutamente positivo a parte poi tutto quello che è riuscito a costruire nella sua vita che è un qualcosa di assolutamente importante allora andiamo a vedere intanto dirò velocemente che ha vinto uh, il vasto Girardi all'Aragona di Vasto 3 a 2 il risultato finale ha vinto anche l'Olimpia Agnonese in casa contro il Fiuggi ha perso invece il campo basso a Monte San Giusto contro il Porto Sant'Elpidio ed è una sconfitta veramente pesante, subito dopo la fine della partita è circolata la voce, la riferisco così come ce l'hanno riferita, però fonti assolutamente attendibili che eh, il tecnico Cudini è assolutamente a rischio, al suo posto potrebbe essere ingaggiato eh, Torrente, che è stato eh, giocatore del Foggia, del Genoa, ha allenato il Foggia e poi insomma, io dico soltanto questo perché insomma eh, chi è poi statistico io sicuramente non lo sono molto andrà poi a vedere tutto il curriculum ma però insomma ci potrebbe essere questo cambio d'allenatore secondo me a questo punto lo dico subito necessario perché insomma è inutile tirare veramente il camperlaia questa è una squadra che non va eh, accumula soltanto delusioni per cui alla fine se è colpa naturalmente del tecnico ma intanto è giusto probabilmente avvicendare il tecnico così come fece Molinari, ve lo ricordate, l'anno della promozione in Serie B, quando dopo cinque giornate Montefusco che aveva ottenuto soltanto due punti fu esonerato al suo posto arrivò Pasinato e poi fu una cavalcata trionfale. Qui probabilmente occorrono anche dei rinforzi, anzi non probabilmente sicuramente, però insomma Cudini francamente ha lasciato molto ma molto a desiderare. Allora Eleonora, andiamo a vedere intanto che cosa è capitato in questa giornata eh, leggendo i risultati, credo, della serie D insieme al nostro computer. Eccoli qui. Sì, direttore, partiamo subito vedendo nel dettaglio i risultati della settima giornata nel, nel campionato di serie di Girone F. Matelica San Giustese 0 a 1, Montegiorgio Chieti 1 a 1, Olimpia Agnonese Fiugi 2 a 1, Pineto Jesina 2 a 0, Re Canatese, Avezzano 1 a 0, Sant'Elpidio Campobasso 2 a 1, San Marino Real Giulianova 2 a 3, Tolentino Notaresco 0 a 1, Vastese Vasto Girardi 2 a 3. Ed ora passiamo la classifica del campionato di Serie D in testa a, di, a quota 18 punti Notaresco e Recanatese a seguire Vasso Girardi e Santelpidio a quota 13 Pineto e Montegiorgio a quota 11 punti Vastese e Chieti a 10 Matelica Olimpia e Real Giulianova a quota 9 San Giustese e Campobasso a 8 punti Tolentino ed Avezzano a 7 Fiuggi a 5 chiudono la Jesina ed il San Marino con 2 punti ed ora passiamo al campionato di eccellenza, per il quale invece si è disputata la sesta giornata. Venafro Acli Campo di Pietra 4-1, Boiano Baranello rinviata. Comprensorio Vairano Termoli 2-1, Gambatesa Rocca Sicura 1-3, Isernia Campobasso 1919-1-0. Pietra Montegorvino Aurora Capriatese 1-4, Real Guglionesi Sesto Campano 3-3, Treppini Matese Alife 2-0. Alla luce di questi risultati diamo uno sguardo alla classifica del campionato di eccellenza. Treppini Matese in testa con 18 punti, a seguire Comprensorio Vairano 16, Venafro 15, Rocca Sicura 13, Acli Campo di Pietra 12, Isernia, Sesto Campano, Real Guglionesi a quota 10, Termoli 9, Baranello 7, Gambatese ed Aurora Capriatese a quota 6 punti, Pietra Corvino 4, Boiano 1, Chiudono con 0 punti, Campobasso 1919 ed Alife. Ed ora scendiamo nel campionato di promozione, anche in questo caso sesta giornata. Biccari Cliternina 1-2, Don Chisagnone alla Fidelis 3-5. Termoli 2016, Ripa Limosani 1-1, Atletico San Pietro in valle, Aurora Ururi 0-0, Campomarino Maronea 0-1, Castel di Sangro Volturnia 3-3. Polisportiva Calena, Spinete 3-0. Torrevecchia Carovilli 0-1. Trivento Polisportiva Fortore 3-2. Ed ora passiamo alla classifica. In testa Maronea con 14 punti, a seguire Alla Fidelis a quota 13, Carovilli 12. Termoli 2016, Ripalimosani, Castel di Sangro ed Aurora Ururi ad 11 punti, Trivento 10, Torrevecchia, Cliternina a 9 punti, Volturnia a 8, Don Chisagnone così come Don Chisagnone, Campomarino 7, Polisportiva Calena 6, Atletico San Pietro in Valle e Spinete, entrambi a quota 4 punti, Polisportiva Fortore 2, chiude il Biccari con un punto. Va bene, questi sono i risultati, poi gli altri che sono maturati su tutti i campi della regione, li vedrete scorrere tra poco, volevo far vedere perché poi ci collegheremo con Remigio Lanciano, allora i tre gol che hanno contraddistinto la partita di, eh, di eh, appunto Montesaggiusto tra Porto Sant'Elpidio e Campo Basso, li possiamo vedere insieme perché poi tra poco dovremmo avere anche il servizio, questo è il primo gol dell'Elpidienza, vedete scatta... Praticamente in posizione regolare tutto solo Maio che davanti al portiere del Campobasso Natale insacca il gol dell'1-0. Siamo eh, a metà del primo tempo, questo è il pareggio del Campobasso. Colpo di testa di Giampaolo, Bontà arriva al volo di destra, di destra realizza il gol dell'1-1. Ma eh, poco dopo ci sarà un calcio di rigore, qui vediamo soltanto la battuta di Cucu che dagli 11 metri in sacca alle spalle di Natale il campo basso è riuscito a perdere anche questa partita e dobbiamo dire che ci informava Francesco Brunale, che invece lo statistico lo è davvero, che negli ultimi 20 campionati almeno una volta gli attaccanti avevano realizzato un gol nelle prime eh, sette giornate. Invece, quest'anno gli attaccanti non hanno realizzato nemmeno un gol. Grazie naturalmente a Francesco Brunale per questa notazione assolutamente statistica. E eh, ho in linea Remigio Lanciano. Buonasera a te, Remigio. Buonasera, Antonio. Buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Allora, se ho seguito i tuoi commenti durante a tutto campo, prestazione insomma, in cui c'è veramente da salvare pochissimo o nulla. Ma Antonio, eh, intanto sento un po' basso, spero che voi mi sentiate bene. Comunque, eh, da quello che ho capito, mi chiedi se la prestazione è stata all'altezza. Ovviamente non lo è stata, ma eh, non è solo la prestazione, anche la sensazione che si ha a guardare una squadra del genere, completamente in balia degli avversari, spesso in confusione, ancora più spesso carica di nervosismo. E... Poi dal punto di vista del gioco una squadra spuntata che non ha uno straccio di attaccante che possa in qualche modo dar fastidio alla difesa avversaria. Oggi Gian Paolo è apparso un fantasma, un giocatore che non è in grado assolutamente di, di dare quello che forse dovrebbe dare un attaccante, cioè il senso di eh, poter mettere la palla in posta. Alessandro ha provato a sprazzi a farsi pericoloso, anche lui devo dire l'ho visto sottotono rispetto alle altre gare del campo basso. È una guida tecnica completamente in confusione perché è emblematico, poi dalle immagini forse riuscirete a capirlo anche voi, ma vi garantisco che dal campo è stato emblematico vedere Cudini nel finale cambiare gli uomini come se fossero giocattoli. Alla fine, facendo tutte le sostituzioni, ha finito di creare ancora più confusione di quella che c'era prima, se fosse possibile. Cioè, una squadra completamente in balia, credo a questo punto, non solo delle proprie mancanze tecniche, ma addirittura io poi sono abbastanza sempre misurato nei giudizi. Però oggi è lampante, una squadra in balia del suo tecnico, cioè un allenatore che probabilmente non era pronto, non è pronto. Per una piazza del genere, un allenatore che sta dimostrando di essere molto acerbo e poco incline all'autocritica, anche in conferenza stampa ha detto delle cose, per quello che mi riguarda, abbastanza discutibili, che la responsabilità è sua, che però in questo periodo non gli gira a favore la macchina della fortuna. Io, sinceramente, eh, credo che nel calcio, come nella vita, alcuni episodi effettivamente possono essere segnati dalla fortuna, ma qui stiamo parlando di sette gare di campionato, una gara di Coppa Italia, aperta 3-0 con l'ultima in classifica del suo girone, nessun gol fatto dagli attaccanti, un gioco latitante, insomma Antonio ce ne sarebbe ancora e ancora da dire, quindi credo che quello che dicevi tu in presentazione, cioè che ci possono essere dei venti di sostituzione, siano venti reali, io anche ho assistito... Alla fine della gara diversi conciliaboli della dirigenza presente, l'area per Cudini credo sia quella dello smobilita della smobilitazione, ma credo sia corretta l'interpretazione, nel senso che qui si vuole solo ed esclusivamente il bene del campo basso. Allora se un cronista o eh, un telecronista come me in questo caso deve dire quello che ha visto, oggi ho visto una squadra che non solo non vincerà mai il campionato se va avanti così, ma sicuramente si dovrà guardare alle spalle perché c'è una totale anarchia tattica e una completa disorganizzazione di gioco e questi sono i risultati, tre sconfitte, due pareggi e due vittorie e nessun gol fatto dall'attacco, quindi ovviamente il resto sia solo, credo, solo cronaca di questi giorni. Va bene, grazie a Remigio Lanciano grazie Remigio per la puntualità con cui hai fatto i collegamenti e poi tra poco vedremo anche i tuoi voti io eh, a quello che diceva Remigio devo aggiungere soltanto una cosa che se hai questi numeri cioè se in sette partite ne hai vinte due ne hai perse, che ha detto? tre, qua, quante? Ne ha perse tre ne ha pareggiate due voglio dire, la fortuna insomma, non c'entra poi sapete come disse Molinari dopo che, che Montefusco aveva fatto cinque eh, cinque partite e due punti quando lo cambiò disse ho voluto provare un numero al casino ok ho puntato non mi ricordo 27 28 29 è uscito allora ho detto no, la sfortunata è lui <ride> non siamo noi perché evidentemente se è uscito il numero è una battuta chiaramente che fece Molinari però per dire che insomma uscirsene la colpa è tua vattene se hai una dignità se hai una dignità, se la colpa è tua, vattene, ok? Non aspettare nemmeno l'esonero perché poi non restare nemmeno sul libro paga della società, perché se la colpa è tua, dopo sette domeniche te ne vai e se hai un pizzico di dignità dici io rinuncio anche a quello che devo avere, ma figuriamoci insomma, nel mondo del calcio chi le fa queste cose, non solo purtroppo nel mondo del calcio. Allora poi Tra, po tra, po tra l'altro ne parleremo ancora con la pagella e poi vedremo il servizio, però presento gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio, sempre prestigiosi, lo sono anche stasera, per dovere di ospitalità saluto e ringrazio Bibbiana Chierchia, eh, nostra amica, professoressa, consigliere comunale, dico bene. Dice benissimo, direttore, buonasera buona a te, Leonora, agli spettatori e agli altri ospiti. Eh, ex, vice ex, vice ex vice sindaco. Ex vice sindaco, ma senza rimpianti. Assolutamente, 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 no. assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente no. senza rimpianti, nel senso che eh, viviamo in democrazia, quindi quello che scelgono mm. i cittadini è volontà popolare e si, ci, alla, alla volontà del della alla volontà popolare ci si attiene certamente, certamente, poi però, dei rimpianti si potrebbe parlare ma insomma non è assolutamente non è la sede e non è nemmeno lo spirito però una cosa che non è in discussione è certamente l'amicizia con, con me e con la redazione sportiva di Telemonizio giusto questo assolutamente. Dire, al di là dei titoli poi saluto e ringrazio Angelo Persichilli che eh, due anni fa Abbiamo premiato buonasera Angelo, buonasera a te abbiamo a tutti i premiato, spettatori. Abbiamo premiato a Telemolise nel cuore, giornalista professionista che vive a Toronto, in Canada, nella vita fatto di tutto, eh, responsabile del Canale 47, giusto? Lo dico in italiano, sì, qualche anno fa. Poi si è stato capo dell'ufficio stampa del, eh, del ministro, no? Del primo ministro Del canadese. primo ministro canadese. Insomma, continua a scrivere continuo a scrivere, speriamo che la gente continui a leggere ed eccomi qua, però la differenza è che faccio quello che facevo prima però quando voglio come voglio e con chi voglio certo, scrivi anche dei pezzi molto eh, intelligenti molto arguti anche per il giornale del Molise che è il certo, nostro giornale volentieri. sul web, no? certo assolutamente va piacere. bene, sei venuto in Italia come al solito ci sei venuto a trovare per la nostra grande Magnum Gaudio, <ride> Magnum, eh? Magno Gaudio, eh, eh? l'ablativo. So, quando, quando sento quella parola mi viene sempre il terrore, però comunque. <ride> Va bene, poi saluto e ringrazio Lorenzo Tizzani, che è allenatore della Scuola Calcio Mirabello. In buonasera. particolare, tu alleni i giovanissimi? <coughs> sì, buonasera a tutti, grazie direttore dell'invito. Sì, alleno i giovanissimi del Mirabello quest'anno insieme ad altri tecnici. Sta andando a vele, tranne qualche rissa che fanno i genitori. Eh, purtroppo sì, eh, sono pochi gli episodi, però sta andando molto bene, eh, non per causa nostra e dei ragazzi, purtroppo ci sono alcuni genitori che sono troppo tifosi delle volte e non, non si contengono sugli spalti. E dovrebbero contenersi. Già certo. Perché insomma sono assolutamente dei ragazzini. Un saluto da Riccia, da Vittorio Reale, poi c'è il nostro amico che ci segue dallo stadio Menti di Vicenza ci ha mandato anche una foto che sta vedendo Telemolisa ecco si intravede perché poi ci, ci sarebbe bisogno di un primo piano però allo Stadio Menti eh, c'è eh, questo televisore siamo in onda noi e quindi ci manda un saluto da Vicenza Stadio Menti che è lo stadio insomma, per Antonomasia uno degli stadi più importanti insomma, perché la Nerossi Vicenza ha disputato vari campionati tantissimi campionati di Serie A ha avuto il momento magico con Paolo Rossi, quando riuscì a lanciare Paolo Rossi nel, nel mondo del calcio di Serie A. Eleonora ha giocato anche la Molisana, ha vinto di tre. Sì, direttore, la Molisana ha centrato il terzo successo in altrettanti incontri disputati, infatti la, la gara al PalaVazzieri contro il Faenza è terminata 50 a 57, ma vediamo, 47. 50 a 47, ma vediamo i dettagli nel servizio di Daniela Ziccardi. Al Palavazzeri non passa il Faenza, la Monisana Basket Campo Basso ha centrato il terzo successo consecutivo in altrettante gare di campionato. Avvio di partita equilibrato, del resto sul parquet ci sono due ottimi roster. Il primo quarto termina sul 15-10 per le parole di casa. Sanchez e Di Costanzo all'inizio del secondo periodo hanno portato a tre i possessi pieni di margine 19-10. La serata non gira bene a Ballardini che litiga col ferro e comunque ad ogni canestro delle Romagnole c'è l'immediata risposta delle Campobassane. Le due formazioni vanno a lungo riposo sulla 30-21. Il rientro dagli spogliatoi però è in sordina per le Magnolie. Faenza infila fila un controparziale di 11-0 che vale il vantaggio. Di 30-32. Ad interrompere l'astinenza ci, San... ci ha pensato Carolina Sanchez che ben spalleggiata da Marangoni e Mancinelli apre un break di 9-3 con cui si chiude la frazione 39-35. Ultimo quarto che regala emozioni. Entrambe le squadre sanno di avere le carte in regola per poter conquistare il referto rosa. L'ultimo periodo si è giocato punto a punto per le Magnole. Carolina Sanchez a fare. Girare la gara in favore delle parole di casa 50-47 il definitivo. Adesso testa già il prossimo match sabato la trasferta in casa della Virtus Cagliari, poi a fine mese si torna sul parquet dell'impianto amico di Via Svevo, questa volta per ospitare il Cus Cagliari. Va bene, quindi terzo successo su altrettante partite di queste ragazze della Molisana Basket Campobasso che quest'anno, insomma anche l'anno scorso, avevano ottenuto quasi solo vittorie, poi hanno perso la semifinale playoff quest'anno sono sicuro che faranno molto ma molto meglio ci fermiamo un paio di minuti sì facciamo una prima sosta pubblicitaria restate con noi a tra poco allora sempre in diretta per questa puntata di domenica sport saluto nella nostra redazione di sernia Maria Antonetta Tortola buonasera a te buonasera direttore buonasera naturalmente a tutti i nostri amici telespettatori siamo di ritorno Uh, dal Civitelle dove l'Olimpia Agnonese ha guadagnato questa vittoria importantissima per 2-1 contro l'Atletico Terme Fiuggi di ritorno anche dal Lancellotta dove ha vinto anche l'Isernia contro il Campobasso 19-19 per 1-0. e Parleremo di questi due match con uh, gli ospiti di entrambe le squadre, li stiamo aspettando per uh, microfonarli e per andare avanti anche dagli studi di Isernia. Va bene, grazie. Poi tra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione di Termoli dove Pino Somma eh, sta raggiungendo la sede, sta rientrando da Vasto, dove ha seguito Vasto, Vasto Girardi. Saluto Gianni Bruno. Lo, posso, lo possiamo inquadrare al volo? Buonasera buonasera a, buonasera a tutti ben ritrovati. Toni e fulmini, si dice torrente. Hai sentito? Che, sì, eh, credo che la società si riserverà sicuramente una riflessione se sulla posizione di Cudini, ma per ora si può dire che eh, sono stati commessi sicuramente degli errori di valutazione da parte del tecnico e del direttore sportivo De Angelis che sono giustamente sotto accusa. Sette giornate più un'altra di competizione. Quante erano? Due vittorie? Tre sconfitte, sette giochi. E, e due pareggi. Sono un tempo utile per fare un primo bilancio che è assolutamente negativo. Se si continua così, insomma, se è più vicino. Non adesso so è chi... nei play out il campo. Basso. Eh vabbè, insomma, comunque l'anno scorso a Natale era ultimo, poi per fortuna si riprese un attimo. Però abbiamo parlato, perché poi adesso dovremmo avere un altro collegamento, però vediamo la pagella, è vero sì. uh, Eleonora? Sì. Proprio sì. Del, del campo basso. Quindi il rosso blu reduci da questa sconfitta amara a Monte San Giusto, vediamo la loro pagella. La pagella in collaborazione con Sette di cuori. Bar, pizzeria, tavola calda con self service. Viale Unità d'Italia Zona Industriale Ripa Limosani. Sette di cuori. Da noi mangi come a casa. Lemmo Auto, tutti i lati dell'auto. Renault, Dacia, Nissan, Gruppo Fiat, nuovo e usato. Da oggi anche piaggio veicoli commerciali. Visita il nostro open space a matrice sulla statale 87 o il nostro sito lemmoauto.com. Ed ora anche a Campobasso al Parco dei Pini. Natale 6, Fabriani 4, Vanzan 5, Tengorang 5, Cafiero 4, Dalmazzi 5, Bontà 6, Pizzutelli 4, Giampaolo 4, Alessandro 5, Candellori 5. Sono entrati Pistillo 6,5, Brinci, Energe, Giambè e Musetti. Tutti e 4, voto 4. Bene, naturalmente poi qualcuno dirà: no, ma è stato cattivo. Che volevi fare dopo una prestazione come quella di oggi? Secondo me è stato anche troppo generoso insomma, nei voti. Remigio Lanciano. Allora mi scrive Franco De Santis, un mio grande amico, organizzatore di eventi bellissimi, è stato anche in Canada a presentarne uno, mi scrive anche quest'anno vinceremo l'anno prossimo. Siamo delusi a Franti, ovviamente la cosa più saggia a questo punto è cambiare tecnico, semplicemente vergognoso non riuscire a costruire una squadra che abbia un minimo di decenza e soprattutto dignità. Condivido, sottoscrivo e approvo Franco, è veramente anche questa la mia idea, perché l'allenatore avrà le sue colpe, ma insomma veramente... Cioè, eh, per allestire una squadra così veramente ci vuole il fegato, ma veramente quello, quello grosso, insomma. Il Fegato di toro, penso sia grosso. no? Un messaggio allora. simile, forse con un tono un po' più simpatico, poi leggeremo ovviamente anche tutti gli altri che sono passati. Ce l'ha scritto Federico che ci sta seguendo da Mosca. Buona domenica, sport. Il campo basso eh, ha fatto una brutta figura e, come disse Bartali, qui è tutto da rifare. Insomma, per tutto, no, diceva in toscano è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Così Quindi... diceva Bartali. Va bene, vediamo i gol che hanno caratterizzato la partita di Agnone, poi tra poco vedremo anche il servizio, li vedo io per la, la prima volta insieme a voi, quindi possiamo vedere questi tre gol. Chiedo naturalmente lumi alla nostra regia, questo è il primo gol dell'Agnone, il cross dalla destra, poi al centro Minacori che è un ragazzo... Davvero bravo perché sta facendo benissimo in questa parte iniziale del campionato. Olimpia Agnonese in vantaggio 1-0 contro il Fiuggi. Pareggia però la squadra avversaria a metà del primo tempo con questo tiro un tantino anche fortunoso realizzato dal limite dell'area. Sul quale mi sembra, almeno stando alla prima impressione, poco poteva il portiere dell'Olimpia Agnonese. Poi nel secondo tempo però arriva. Un, davvero un bel gol, questa volta di Acosta, vedete il cross, palla eh, di Acosta a centro area, che si avventa sul pallone, non è Acosta infatti, no questo forse è stato, ah questo è stato annullato sì questo è il gol annullato, l'ho detto che lo sto vedendo, n non è che adesso mi cominciate a scrivere lo sto vedendo anch'io per la prima volta queste immagini invece questo deve essere il gol di Acosta si avventa l'attaccante il numero 9 dell'Olimpia agnonese vedete su questo pallone di ritorno e dal limite eh, sferra questo gran destro sul quale nulla può il portiere Laziale quindi eh, 2 a 1 per l'Olimpia agnonese vi dico che abbiamo selezionato già il gol annullato però sì. poi lo vedrete no, no no adesso sì, magari lo vediamo Possiamo vedere anche adesso, però dimmi un po', avevi detto c'era anche qualche sì. altro messaggio, no? Uh, sì, molta delusione sicuramente da, da riscontrare nei messaggi che ci sono arrivati, uh, ancora nessuna marcatura da nessuno dei nostri attaccanti e siamo alla settima giornata. Uh, tifiamo Vasto Girardi a questo punto che è terzo in classifica e a 5 punti dalla prima, ci scrive quest'altro telespettatore. Uh, un altro ancora riporta questa informazione. Caro direttore venerdì sera... Davanti ad un noto bar, visti i giocatori del campobasso che, che stavano fumando una sigaretta. Poi, tra l'altro, qualcuno l'ha buttata anche a terra e si era capito da ciò come sarebbe finita oggi. C'è tanta amarezza. Eh, poi, eh, il campobasso calcio sembra una soppopera tipo Beautiful, da, da 30 anni si spera in un. Um, in una rinascita. E poi questo quest'altro messaggio re, relativo a Venafro-Campo di Pietra che si è giocata ieri in anticipo. Ieri tra Venafro e uh, Campo di Pietra, scandalosa la terna arbitrale e ci sono stati anche dei cori razzisti. Questo non è calcio, scrive Claudio da Campo di Pietra. Va bene, hai fatto bene a leggerli, aspettiamo un attimo a vedere l'episodio perché al limite arriva anche qualche ospite dell'Olimpia Agnonese nella redazione di Isernia, eh, dunque eh, io vorrei dire che eh, a questo punto eh, dovevamo avere anche un altro, un altro collegamento, se non mi sbaglio, quindi verifichiamo tutte queste opportunità, qua praticamente siamo in diretta, però riguardo ad uno dei messaggi... Sì. Eh, che hai letto, adesso non, eh, francamente mi sfugge quale, però insomma volevo fare una precisione. Ah, il fatto delle sigarette. Vedete, io vi posso dire soltanto questo. Io ho conosciuto, sono stato fratello più che amico di Michele Scorrano. Scorrano fumava fino a un'ora prima di giocare in Serie B, non nel campionato eh, che si faceva agli Orfani di Guerra. E appena finiva la partita era il primo, usciva dallo spogliatoio e accendeva una sigaretta, non è quello. È che se sei forte, non è una sigaretta in più o in meno che, dire, che determina eh, la qualità della prestazione. Dire. È proprio che se, se tu non sei adatto a eh, ricoprire un ruolo, puoi anche eh, dire, stare a digiuno, non fumare, non bere, eh, non eh, assaporare le gioie del sesso, ma insomma se sei scarso voglio dire, cioè rimani, rimani scarso alla fine. Invece al contrario, John Cruyff nel mondiale che eh, si disputò eh, dunque doveva essere il 78 in Argentina, che poi arrivarono in finale con la Grande Olanda, dovevano debuttare una partita contro l'Uruguay. Allora i giornalisti, e ci avevano in ritiro gli olandesi, le mogli, le fidanzate, uno scandalo mondiale perché dicevano come fanno questi ad avere in ritiro le mogli e le fidanzate, allora, i giornalisti chiesero a Cruyff prima del debutto Uruguay-Olanda, dice guarda che gli uruguayani menano, e Cruyff guardò 40-50 giornalisti e dice ma quanto mi pigliano a me, gli uruguayani, <ride> <Capito>? <ride> disse proprio questa battuta che mi è rimasta assolutamente impressa. Allora Angelo Persichilli tu sei reduce da un convegno, perché tu vieni sempre un po' per diletto, perché ti ho visto anche presso la fonderia di Marinelli di Agnone, però vieni sempre per attività alla fine didattiche. Beh, cerco di accoppiare l'utile al dilettevole. È stato questo convegno in Sicilia che riguardava tutti i paesi dell'area mediterranea, mediterranea, e in questo momento sappiamo che la, la situazione è molto. È, diciamo così variabile, complicata e pericolosa anche. Quindi è stato molto interessante, sono intervenuti esponenti di quasi tutte le nazioni del Mediterraneo e si, sono parlati, si è parlato dei problemi sociali, economici, di ordine pubblico. E quindi Antonio c'è molto, un messaggio molto positivo è venuto fuori, quello però che io ho notato anche è che tutti gli interventi da parte di coloro, da, venuti, insomma, italiani, molto intelligenti e molto importanti, però slegati. Ognuno parlava e si sentiva, si ascoltava. L'altro dimenticava completamente quello che aveva detto il, quello che l'aveva preceduto e continuava. Quindi uno dei problemi è che non si lavora. Insieme non si il problema non lo risolve un solo settore, lo risolvono i settori se si lavora insieme e, si, e quindi si, si cerca di cooperare. Ma molto interessante. Intanto tu arrivi dalla, dal Nord America, insomma, perché sì, mi è venuta proprio adesso una battuta che ho letto proprio ieri o l'altro ieri, dice che eh, De Niro eh, ha detto basta, mi sono rotto le scatole di Trump, torno a vivere a Ferrazzano. Eh, poi deve conoscere Ferrazzano, <ride> e magari ritorna da Trump, sto... no? Non lo so. Sì, ero no. una delle mie amiche di Ferrazzano quando abbiamo no, letto. Non voglio Ferrazzano. dire questo: il fatto è che si sta un po' esagerando. Si cerca, vi sono grossi problemi in Nord America e Trump non mi è mai piaciuto. però se si vuole far credere che Trump sia la causa dei problemi, si sbaglia. Trump è la conseguenza dei problemi che hanno creato gli altri, quindi è l'ultimo è il terminale. No, non è terminale in perché, questo momento. No, c'è sempre tempo per, per risalire. Eh, si dice che eh, un uh, Napoleone disse al cardinale Richelieu: disse, guardate che se non fate come vi dico io, distruggo la Chiesa. E il cardinale Richelieu disse se non l'hanno distrutti i preti, non ti preoccupare. Non, non, esatto. non ci riesci tu. Non ci riesci tu. la tua attività continua? candidatamente all'opposizione. No? Assolutamente sì, eh, ah. una città si amministra sia se si è in maggioranza sia se si è in opposizione e appunto esattamente lì dove i cittadini di Campobasso hanno voluto che, che il mio partito fosse eh, sono l'attività continua e, e l'abbraccio e lo sguardo e la cura eh, della città continua anche per certi versi anche a maggior, eh, a maggior ragione dall'opposizione. Questo okay. discorso che faceva Angelo, insomma un discorso molto, molto arguto, riguarda evidentemente tutto il mondo politico, credo sì, mondiale. Anche la mentalità, ne parlavamo si è, prima, si la mentalità. È si è portati sempre ad attribuire tutte le colpe, non lo so, la strada non è asfaltata, eh, la colpa è di Bibiana Chierche, ma spesso non è così. no? Sì, no. E... prego. prego. No, sì, no, no, lei ma... ha detto prego. una cosa eh, importante all'inizio, ha detto la democrazia il popolo, il volere del popolo deve essere rispettato ecco io credo che tutto là sta diamo finché... la possibilità a chi è stato eletto dem democraticamente di governare e chi ha l'opposizione di fare giustamente opposizione però non si deve mettere sempre in discussione tutto Ogni volta che uno non vince, magari si so fa anche un partito per conto suo, per dire, non è il caso e questo. Qua. Ecco, allora, rispettiamo e questo. È un la altro demografia. dei mali dell'Italia eh. in assoluto. L'Italia è, è un paese bellissimo, ricchissimo di tanta creatività. E quindi quello che manca, come, come ho detto anche quando sono stati in Sicilia, eh, Toronto disse un primo ministro del Canada, l'hanno costruita tra virgolette gli italiani che adesso sono proprietari di questa quasi di questa città e sono, vengono tutti operai dall'italia, vengono dal sud, vengono dal centro, dal molisare perché queste persone quando vanno all'estero sono richieste stimate per la loro operosità onestà e qua sono degli assenteisti ecco si dovrebbe Dovremmo cominciare a. Vabbè, però non è che in Italia sono tutti assenteisti. La parte no, buona no, parte credo, buona. Credo che lui si riferisse soprattutto eh, a certo pregiudizio che riguarda certo, una parte che si parla sempre perché. male dell'italiano. No, perché viene a parlare a Telemorese. Di... faccio una battuta assolutamente no. di, mm. di assenteismo. Allora, volevo dire questo: mi manda un saluto eh, Piero Cristoforo e mi dice la cravatta è quella che ti ha regalato Mino somma. No, sbagliato, prova ancora. Hai tre possibilità per, eh, per indovinare. Poi eh, un altro amico di Telemolise Florindo che dice signori Cudini De Angelis e i 4-5 fedelissimi non hanno capito che per stare a Campobasso ci vogliono gli attributi. A notaresco era come stare a Mirabello, mio paese senza pressioni. L'hai detto tu di Mirabello, quindi non lo dico io perché altrimenti se lo dico io mi saltano addosso insomma, eh, tante, tante persone perché sarebbe male, invece no. Voglio dirvi, vado a collegare con Pino Somma che è nella nostra redazione di Termoli, buonasera Pino. Buonasera direttore dalla redazione di Termoli, siamo rientrati adesso dalla Ragona di Vasto dove abbiamo seguito la vittoria importantissima tra l'altro della Vasto Girardi che è passato con il Piglio della Grande sul rettangolo Abruzzese. Una vittoria netta che ci sta tutta 3-2 per la squadra eh, molisana. Che tra l'altro aveva al sostegno anche. Tantissimi tifosi, non solo di, da Vasto Girardi, ma tanto, tanti tifosi che sono arrivati anche da Termoli, dall'interno del, del Molise, proprio per incitare, per eh, stimolare questa squadra che ha fatto veramente una grandissima partita. Avremo conferma di quello che ho detto, perché ne parleremo nel corso della trasmissione con Mister Giovanni Guglielmi, che è stato con noi a vedere questa partita sugli spalti dell'Aragona di Vasto. E col quale Mister che ci ha già eh, raggiunto per una Vastese che vola tantissimo, c'è cioè grosso intervento entusiasmo, fortissimo entusiasmo in casa Vasto Girardi, in casa Vastese invece ahimè ci sono tantissime lacrime per questa sconfitta, una Vastese che aveva vinto in trasferta domenica scorsa oggi è stato anche contestato e tanto l'allenatore Marco Amelia che nel finale eh, nella, nel finale della giornata poi ha tenuto una conferenza stampa andando a precisare che la sua squadra è abbastanza giovane quindi sono ragazzi che vanno incitati e applauditi nel percorso che dovranno fare intanto però a noi resta la splendida prestazione del vasto Girardi con il piglio veramente della grande e fra un po' vedremo anche eh, i gol in primis e poi vedremo il servizio finale va bene grazie eh, saluto naturalmente anche il mio amico Giovanni Guglielmi nella redazione di Termoli eh, buonasera a te Giovanni, naturalmente parleremo eh, tra poco. Bene, Eleonora, ci fermiamo ancora un paio di minuti. Ci fermiamo per un altro paio di minuti quindi non cambiate canale. A tra poco. Torniamo sempre in diretta per questa puntata. Eh, Eleonora 1181 di Domenica Sport. Eh, dunque on linea una mia amica, ne parlavo anche domenica scorso, eh, scorsa. Anna Fabi, buonasera a te. Buonasera direttore, buonasera ai tuoi ospiti e anche ai telespettatori di Telemolise. Allora Anna è stata qui a Campobasso all'epoca eh, del presidente Capone, abbiamo conservato un'amicizia davvero molto molto speciale e oggi eh, sei stata a vedere la partita del Campobasso che insomma ti ha deluso, lo posso dire, posso usare questo termine. Allora, direttore, dire, dire questo mh, per quel che mi riguarda non è eticamente corretto, nel senso che eh, giudicare una società, una squadra da una partita vista è un po' riduttivo. Io parto da un altro presupposto, se me lo concedi. Scusa se si sente male, ma sono in macchina, sto rientrando. Parto dal presupposto eh, di capire quali siano gli obiettivi societari. In, quanti, in quanto tempo si vogliono realizzare questi obiettivi e che mezzi sono stati dati all'area tecnica per raggiungerli, compresi i giocatori. Se a tutte queste domande voi, a me che vedo questo campo basso per la prima volta, rispondete in maniera positiva, allora non, non c'è da parlare su come è andata la partita odierna, ma c'è da parlare sul perché sia andata così. Ho capito, il tuo discorso non fa una grinza, però insomma i discorsi della società, questo te lo posso dire, tu hai visto soltanto la partita di oggi, però eh, sono quelli qui, insieme a me c'è anche Gianni Bruno che naturalmente ti saluta. Eh, i, i, discorsi, I discorsi della società sono di aver allestito una squadra per il momento competitiva e che possa puntare, perché è stato detto, è vero Gianni, pubblicamente visto, per... nelle conferenze stampa. Quindi lo possiamo dire che possa puntare. Puntare alla promozione, Quindi questo è stato detto. Da parte mia, se questo è l'obiettivo, ti posso dire questo: sicuramente c'è stato uno scollamento mh, amplificato oggi tra tutti i reparti. Eh, che ci sia qualità eh, nelle scelte che ha fatto il direttore sportivo, la società, non lo metto in dubbio nella maniera più assoluta perché li vedo per la prima volta. Il fatto che prima di diventare squadra bisogna essere un gruppo quindi anche laddove ci siano tante individualità di pregio, non è detto che arrivino i risultati. Quello che mi fa specie invece è che questa squadra che io ho visto oggi non sembra affatto figlia di questo mister che io conosco in questo modo, cioè mi sembra un mister che ha sempre utilizzato giocatori che creano continuamente gioco con rapidità, fa un gioco semplice che non significa semplicistico, un gioco fresco, divertente, propositivo e soprattutto un gioco concreto. Quindi mi fa specie aver visto questa partita oggi conoscendo le caratteristiche e le capacità del Mister. Per questo penso che i giocatori si debbano assumere le responsabilità, tutti uno per uno, perché non c'è stato un qualcuno che ha fatto meno. Il, il fatto è che non è stato proprio fatto. Scusa il giro di parole. No, no, è stato chiarissimo. Va bene Anna, eh, sempre naturalmente nei nostri cuori. E buon ritorno a casa. Grazie, io mi auguro che questo campo basso che merita altri palcoscenici, ce lo diciamo sempre e che rappresenta un capoluogo di regione eh, laddove ci sia la qualità. E, e magari c'è un qualcosa dietro le quinte che non conosciamo, che il mister sicuramente val valuterà in questa settimana per adrizzare il tiro, alla lunga la qualità se c'è e i valori verranno sicuramente fuori. Laddove questo manchi, sicuramente la società dovrà apportare qualche miglioria. Va bene, grazie Anna, buon ritorno a casa. Eh, permettimi di salutare, eh, direttore, un sì. amico carissimo che oggi, al quale oggi è andato il mio pensiero che è Matteo Monti, perché era il campo dove lui ha giocato tantissime gare, dato che è stato alla San Giustese parecchio tempo. Certo, Ragazzo certo. d'oro del Campobasso, al quale tutti dovrebbero guardare proprio con ammirazione, perché è stato un grande esempio per tutti. L'hai detto, Anna, già l'hai detto. Grazie, buon ritorno a casa. Un abbraccio a tutti. Grazie, ciao, buon ritorno. Dicevi? Sì, volevo dire, eh, direttore, che... Questo discorso non fa una grinza, giustamente, però il calcio sulla carta per portarlo poi in campo... Occorre un allenatore, non solo bravo, ma un allenatore che controlli la squadra. Non abbiamo visto chi? i più bravi allenatori, sono quelli come Conte, Murigno, Ancelotti: sono quelli che controllano la squadra. Se tu non riesci a far capire un giocatore che non deve andare a bere in pubblico e buttare una sigaretta per terra, magari, vuol dire che c'è uno scollamento. E purtroppo... ah, boh, ma questo è tutto da dimostrare perché abbiamo avuto questa segnalazione. Però per Io esempio... non lo conosco, l'allenatore eh, lo conosco Eleonora, nessuno, però se che... l'allenatore non riesce a mantenere eh, il pugno la squadra. Certo. Può essere il più bravo con le più belle teorie. Hai perfettamente ragione. Eleonora, tu dicevi: Venerdì eri in centro, non eh. ne hai visto no, giocatore. Non, non lo so. e loro sono attendibili perché <ride> rispetto a me, che vado a dormire veramente come si diceva Bibiana, con le galline. <ride> con le galline. Allora, che cosa vogliamo aggiungere, Bibbiana, a, a questo discorso sul campo basso? Che ci allora. aspettiamo. Insomma, qualcosa di meglio. no? Sicuramente eh, ciò che sottolineava eh, la, la persona che è intervenuta, la consapevolezza che si tratta di una squadra, di un capoluogo di regione, eh, la consapevolezza che eh, ci sono cittadini e tifosi che non aspettano altro che poter seguire una, una squadra che, che funziona. Io penso che al di là delle... Eh, sai bene che, eh, voglio dire, le mie competenze tecniche sono relativissime in campo, però... Um, in qualsiasi sport, se non ci stanno tutti nella squadra, tutti con la testa e con il cuore, è chiaro che si hanno risultati del genere. E l'invito è quello a esserci tutti con, eh, con la testa e con il cuore, al di là appunto ora del. Uh, chiamiamolo così, del gossip che potrebbe essere arrivato in corso di trasmissione, che sicuramente ha destato quella, quella giusta uh, riflessione da parte, da parte di Angelo. però io credo che qualsiasi attività debba essere. Promossa assolutamente dall'individuo e in questo caso dalla squadra con tutto, con tutto se stesso. Mi volevo associare a quello che, che diceva la, la persona intervenuta prima, Anna, a proposito dell'esempio di, di Matteo. Eh, quello è un esempio che forse molte, molte giovani generazioni di questa città dovrebbero conoscere e forse anche la tua trasmissione può, può contribuire a, a farlo. Lo fai sempre, però, insomma, a far sapere. Che persona c'è cioè in città? Eh, Certamente. Un, Ma tu pensi. È pensa, un bellissimo. Ti dico soltanto questo: che quando. e lo saluto. E quando saluto Matteo, ebbe. Quella, e i ragazzi che allena. Quando si sentì male Gianni, dov'era? Reganati. Sì, era Reganati e fu eh. ricoverato all'ospedale di Civitanova. Allora noi andavamo. Io dissi a Gianni: non tornare a Campobasso, vai in ospedale. e, e facciamo detto. il collegamento diretto, no? Con lui, eh? con, lui. Con, lui con, con Matteo Monti, che fu ben contento, soprattutto per un motivo. Eh, è vero Lorenzo, il motivo era quello di tranquillizzare il, il soprattutto il, la moglie e la, moglie, eh. Eh, il, la, la bambina la perché figlia, mi pare che una figlia. figlia, una figlia, una figlia Figurati che gli scienziati che erano a quell'epoca in società eh, dissero che noi ci eravamo comportati da, eh, da avvoltoi. Capito? Mi riferisco, qui lo dico perché insomma non ho niente da nascondere. Io sono qui da 33 anni. Perrucci, Minadeo mi accusarono di questo. Dice, cioè siete andati con le telecamere eh, al pronto soccorso quando invece il nostro obiettivo era completamente diverso. Fu autorizzata ma, dal primario... Ma del, certo, autorizzata dal primario eh, dell'ospedale dell di, di, di Civitanova Marche, al quale chiedemmo l'autorizzazione, però vabbè, insomma, il livello a cui ci riferiamo noi è sempre quello medio-alto. Okay? Se di fronte hai purtroppo il nulla, evidentemente queste persone hanno raccolto poi voglio dire all'epoca sollevarono queste critiche voglio dire, Si è visto la fine che hanno fatto e dove avevano portato il Campobasso perché se non c'era questa nuova proprietà scusami Angelo il Campobasso era strafallito non è che era fallito era strafallito con dieci istanze di fallimento al Tribunale di Campobasso Lorenzo eh, questo che dicevamo sì. è rapportabile evidentemente anche ai gruppi di ragazzi che allenate voi, certo. E proprio questo è l'obiettivo. Io so che la scuola Calcio Mirabello lo fate con grandissima attenzione. per so, cercare di creare fra i ragazzi proprio questo spirito di cui parlavano. Lo spirito di appartenenza. Sia per che, eh, esatto. Lo che, apparten io che io vedo nei giocatori di, del campo basso, non, non hanno lo spirito di appartenenza, l'attaccamento alla maglia. Cioè, uno quando scende nel campo, sul campo a giocare non deve pensare soltanto allo stipendio, deve pensare che sta giocando per la maglietta, per una società, per una squadra, per una città, per un, 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 un popolo. E quindi questo fa la differenza. Vedendo i voti, come dicevo pure a Gianni, che vedendo l'unico molisano che giocava a Pistillo, ha preso e 6,5, è entrato 2001, quindi 18 anni. Certo, perché ci tiene. Ci tiene, perché lui è molisano e non male che scende in campo con un'altra un voglia che non già hanno gli altri. E questo ti fa, ti fa capire tanto. E quindi anche l'allenatore... Le sue coppe ce l'avrà sicuramente, però non più di tanto, perché poi alla fine eh, lui li mette in gamba la squadra, ma a interpretare il gioco sono i giocatori. Certamente. Allora vediamo. Eh, dunque andiamo a vedere qualcosa. Chaminade Sporting Venafro 5 a 5, Leonore. sì, infatti questo derby di calcio a 5 è terminato senza né vinti né vincitori. 5 a 5 il risultato finale. Vediamo i dettagli nel servizio di Daniele Genovese. Alla palo Selvapiana va in scena il derby di Serie B tra Chiaminade e Sporting Venafri in un match valido per la seconda giornata del gruppo G. Pallone di casa è in campo con la divisa celebrativa raffigurante il Castello Monforte. Venafri in completo, bianco-nero, arbitro Parastech e pubblico di Roma. Il primo squillo è bianco-nero. Caropi Corral col destro centra il palo Brivido Sciani che reagisce subito. Decimo minuto, azione caparbia di Vaino che vige un paio di rimpalli. Supera anche il portiere, ma a pochi centimetri dalla porta. Col destro a botta sicura coglie la traversa. Pareggiato il conto dei legni, minuto 23. Ci prova Oriente, ma Tomai para. Si arriva al 28 si del match. Rapido contro i piedesciami, palla per Caddeo che vede tutto solo. Paulinho adesso di punta preciso 1-0 Sciam. La gioia però dura poco, passano 60 secondi e la bella col sinistro di Potenza buca Vigels. 1-1. Minuto 33 d'angolo, tiro al volo di Labella, para Vigels, passa un minuto e lo Sporting Venafro si porta in vantaggio. Palla brutta, palla persa da parte della il con palla che arriva a Melfi sinistro chirurgico sotto le gambe del portiere 2-1 Chaminade finisce qui il primo tempo con le immagini di Alberto Petroni passiamo alla ripresa secondo minuto Pablo per Paulinho, pallonetto di poco alto bella l'azione Saliva all'undicesimo pareggia la Chaminade 2-2 la calcio d'angolo per scolla per Pablo González che batte tutto in velocità e segna. Ancora una volta però la gioia dura pochissimo, passano 60 secondi e lo Sporting Venafo torna in vantaggio ancora con Melfi che si sistema il sinistro. Dopo due dribbling palla sotto l'incrocio su assist di Corral. Se arriva al 17esimo viene espulso Paulinho per questo fallo. 25esimo ancora lo Sporting che pende il largo con Moragas, lungolina per Natale, destro chirurgico a incrociare e Vigels è battuto 4 a 2. Si arriva al ventinovesimo tiro libero di Labella dopo il fallo della Chaminade. Destro preciso e gol del 5 a 2 Venafro. A questo punto Giolly si esigia il portiere movimento. 34 va in per cut, o dribbling e gol 3 a 5. 35 viene ancora concesso un tiro libero alla Bella, questa volta para Vickers che fa un figurone. Poi viene fiscato un fallo di Pescolla sullo stesso Labella. Ancora col portiere movimento la Chami. Minuto 43, Pal, Pablo per Pescolla e gol facile, facile 4 a 5. Adesso lo Sporting Venafro non esce più e si difende soltanto. Ha alzato il baricentro la Chaminade. A 9 secondi dalla fine arriva il meritato pareggio della Chaminade con Cadeo Bravo e eh, preciso a battere il portiere Tomei con un sinistro preciso sotto l'incrocio su Assisi di Baeno. E poi esplode la gioia della panchina Sciami. Finisce così 5 a 5. Secondo pareggio consecutivo per lo Sporting Venafro dove il 7 a 7 al debutto e sale a quota 2 punti. Nel prossimo turno in casa con il Capurso Mentre per la Chaminade arriva il quarto punto dopo la bella vittoria di Ostuni. Prossimo turno si va all'Aquila. Va bene, allora abbiamo visto questo servizio. Insomma, dobbiamo vedere anche dei servizi perché, intanto, cioè, voglio dire, eh, sono belle le discussioni, ma poi eh, dobbiamo anche questo impegno di vedere tutto quello che è accaduto. Allora, eh, Pino Somma, adesso vediamo insieme i gol di Vastese, eh, Vasto Girardi. Per piacere commentali tu perché tu hai visto la partita. Quindi possiamo partire con le immagini. Eccole qui. Sì, le rivedo anch'io per la prima volta. Questo è il gol di Gentile che sblocca praticamente il confronto dopo pochissime battute di gioco. Al primo vero affondo il Vasto Girardi ha trovato il gol dell'1-0. Passano dieci minuti, siamo al diciottesimo. Petrone dal fondo mette in mezzo l'epore. Viene lasciato totalmente libero, sbuca da dietro ai difensori della Vastese. Va a scaricare in rete il gol del 2-0. 20 minuti sono serviti al Vasto Girardi per mettere quasi in cassaforte il risultato. Siamo qui al minuto numero 38. La conclusione in corsa con il gol di Dos Santos che riapre la partita nel finale del primo tempo. Qui c'è il rigore, c'è il fallo di mano commesso da, eh, da Pompei in area di rigore. Il direttore di gara è eh, impeccabile la trasformazione di Kirimatenga eh, Kiri che riesce a spiazzare il portiere molisano che di Renzo Cresciuto nel settore giovanile del eh, Mirabello e il gol del 3-1. Passano tre minuti, al ventesimo c'è stato il 3-1 del Vasto Girardi. Passano tre minuti, Pollace di Montefalcone nel Sagno mette in mezzo la girata vincente sotto porta per Alonso che riesce solo a ridurre e rendere meno amara la sconfitta alla, uh, alla Vastese. Una vittoria importante per il Vasto Girardi, come dicevamo prima, una vittoria con uh, il piglio di chi ha saputo fare la partita dall'inizio alla fine. La cosa più impressionante del Vasto Girardi è che, nella ripresa, conscia del 2-1 ha iniziato a macinare il gioco. infatti fra un po' vedremo anche il servizio, appena Alessandro lo riuscirà a mettere in piedi. Nel secondo tempo, il Lavastese solo due volte ha cercato la via del gol. Poi è stato solo e soltanto Vasto Girardi. Va bene, grazie Pino Somma. Allora eh, dunque vediamo adesso il servizio. Prima vi abbiamo fatto vedere i gol, il servizio della vittoria dell'Olimpia dell Agnonese. Sì, eh, questa è la, la seconda vittoria consecutiva per l'Olimpia Agnonese. La settimana scorsa 5-3 è stato il risultato della gara contro la San Giustese. Questa volta l'Olimpia Agnonese ha centrato la vittoria contro l'Atletico Terme Fiuggi. Eh, la gara è terminata 2-1 ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Antonietta Tortola. L'Olimpia Agnonese batte l'Atletico Terme Fiuggi per 2-1 in un match carico di calcio spettacolo. Questa è la cronaca, che inizia al secondo minuto con il passaggio dalla destra di Conè per Minacori, che infila la rete del Fiuggi per l'1-0. All'ottavo è ancora Conè protagonista, tu per tu con la Gorga, che compie un vero miracolo. Al diciassettesimo è sempre il numero 9 Granata, che stavolta serve ad Acosta, una ghiotta occasione per allungare le distanze. Ma ancora una volta la Gorga nega la gioia. Al 24 è Frabotta che regala un brivido con un tiro rasoterra che il numero uno ospite però intercetta. Al 27 si fa vedere il Fiuggi e si fa insidioso con Filipponi con un tiro dalla distanza che arriva però solo a scheggiare il palo. Al 33 i laziali riescono a ristabilire la parità in campo. D'Andrea tutto solo con la complicità di una difesa casalinga che in quel momento dorme riesce ad insaccare il gol dell'1-1. Al 44esimo è ancora a brivido con questo tiro di Minacori che va al lato di poco. E dunque sul pareggio si va negli spogliatoi. Con le immagini di Antonio Di Perna eccoci nella ripresa con un avvio ancora da brivido. Primo minuto di gioco e con il suo assist di Nicolao infila la rete avversaria. Ma per il direttore di gara guida della sezione di Torre Annunziata non è regolare e lo annulla. Un minuto dopo... È sempre con e, stavolta servito da Minacori, che fa un altro gol, ma anche questo viene annullato per fuorigioco. Siamo al quinto minuto e un Olimpia Agnonese piuttosto incattivita dagli episodi appena accaduti riesce ad agguantare il vantaggio. Ci pensa a Costa con un gol dal limite dell'area. Al decimo ecco il Fiuggi con un tiro insidioso di Basilico, ma il numero uno di casa si tuffa. Al ventiquattresimo è Frabotta che prova ad allungare le distanze con un tiro al volo. Ma la Gorga si fa trovare pronto. Al 37esimo, Pejic viene espulso per doppia ammunizione per un fallo su Macri. E l'Agnone perde un uomo importante per il derby di domenica prossima. A rischio grosso per i padroni di casa al 49esimo, con il Fiuggi che becca ancora un palo sugli sviluppi di una punizione, e Viskovic che fa un miracolo sulla ribattuta. Seconda vittoria consecutiva per l'Agnone che ridà fiducia e granata. Quella necessaria per affrontare il vasso Girardi domenica prossima. Il Fiuggi ha ancora da lavorare, soprattutto dal punto di vista mentale. La squadra c'è, manca solo un po' di cinismo in più, allora vediamo anche la pagella, Eleonora. Abbiamo la pagella dei granata, vediamola insieme. La pagella in collaborazione con. GC Motors, vendita auto plurimarche con rateizzazioni personalizzate. Noleggio, Agnone Zona Artigianale, Pescara Viale dei Pini. GC Motors, l'auto che sogni. Megérie 6, Diakite 6, Nicolao 6. Viscovic 6,5, Frabotta 7, Allegra 7, Diarra 6, Page 6, Cone Mamadou 7, Minacori 7, Acosta 7. Sono entrati D'Ercole, Barbato e Cone Amadou, tutti e tre voto 6, Ballerini ed Elefante, entrambi senza voto. Ci fermiamo Eleonora. Facciamo un'altra brevissima sosta pubblicitaria, tra poco. Allora, sempre in diretta, noi vi ringraziamo veramente perché insomma, il nostro invito ad interagire con noi lo accogliete tutte le domeniche con grandissimo entusiasmo, quindi insomma, grazie per i messaggi che arrivano un po' dovunque sul mio cellulare, insomma, in redazione, grazie a voi. Gianni, abbiamo un episodio eh, della partita dell'agnone. Sì, contro il Fiuggi c'è stata la protesta della squadra di casa dell'agnone, con le immagini andiamo proprio sul nostro touchscreen, vediamolo prima a velocità normale, questo episodio con Nicolao che sulla sinistra effettua questo cross, vedete, avvitato, eh, di Arra anticipa il portiere del Fiuggi e deposita in rete. Il gol viene invalidato per fuorigioco. Allora, se ci riesci devi fermare la, momento, la palla nel momento del cross. Mi che per... là è che si determina la Però posizione. Però già vedevo di, prima: di e. E si riesce già, ecco, io mi fermo qui anche se è una frazione ah, di secondo. Prima qui, eh. allora bisogna vedere la posizione di Diarra che noi riusciamo a inquadrare. Non Ma siamo con E e Diarra? Cioè è la stessa. O ha segnato Diarra? No, ah, se quindi ha tu... segnato con E. Con e. Con io e. ho sentito che ha annullato. Gol annullato a Coné, questo ah. è il giocatore che ho cerchiato al momento del cross ah beh, di Nicolao. Allora, eh, fuori gioco, lo chiedo a Pino Somma. Eh, direttore non si vede il giocatore, io vado con ah, il gioco delle ombre. C'è l'ombra che si allunga di più, sembra che dovrebbe essere leggermente avanti il difensore, potrebbe essere fuori gioco. Potrebbe essere fuori gioco. Giovanni Guglielmi? Anche secondo me direttore, secondo me eh, non era fuori gioco e naturalmente lì il segnalino ha dormito e ha annullato il gol. Vabbè però Pino Somma ha detto che era fuori gioco, eh, ringrazio la nostra regia, date, ridatemi quell'immagine perché insomma ne, sono parecchie domeniche che non ringrazio la nostra regia perché insomma Angelo, che è qualcosa, Angelo Persichilli no, che, è che è qualcosa ne se ne capisce insomma di gioco. televisione. Sa perfettamente che questa inquadratura con sei situazioni sceniche, sei telecamere tutte in uno stesso monitor, appartiene veramente a poche televisioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ringrazio i nostri tecnici Angelo Pompei, Donato Mignogna, Fabio Boscarino e Daniele Ricciuto. Allora andiamo avanti, Maria Antonietta Tortola. allora questo, questo è il primo gol che è stato annullato all'agnone eh, che non credo che sia stato annullato per fuorigioco perché sembra che il direttore di gara abbia m, detto che era per carica al portiere detto questo secondo me non c'era fuorigioco perché c'è un giocatore del fuggi un po più centrale che sì. dovrebbe tenerlo in gioco va Io bene anche... Lo chiederei direttamente a Daniele Frabbotta che è qui con noi. Daniele? Buonasera, buonasera a tutti. Eh, per me si vede l'ombra del, te del terzino che è più indietro del nostro, del nostro attaccante, quindi per me non è fuori gioco. Vabbè, se, eh, chiaramente io non, non avevo visto Daniele Frabotta perché eh, insomma non me l'avevano inquadrato, solo per questo, perché non me lo posso immaginare. Poi dico la mia, eh, perché quella voglio dire la mia. Lorenzo? Non è fuori gioco. Non è fuori gioco. Bibiana? Non, non mi sembra fuori gioco. Non ti sembra fuorigioco? Angelo? E mi è sembrato di, di sentire che l'ha annullato per carica al portiere. Poi lo vediamo, però fuorigioco intanto c'era, secondo te? Non credo, almeno da queste immagini non si vede molto bene, ma propendo per il no. Ok, allora torniamo sulle immagini, perché volevo dire una cosa io. Allora, eh, dunque, il fuorigioco secondo me non esiste. Non è che non c'è, non esiste. Perché vedete, quando va a calciare il, il, questo qui, in mezzo all'area, sull'estrema destra del teleschermo c'è un giocatore con la maglia scura che è il giocatore attaccante dell'Olimpia agnonese dietro di lui c'è un giocatore in maglia bianca che è il giocatore difendente dice il regolamento arbitrale quindi se il giocatore difendente eh, se il giocatore offendente ha due giocatori difendenti eh, prima della porta non è assolutamente fuori gioco quindi questo non è fuori gioco, proprio da manuale andiamo avanti controlliamo se c'è carica al portiere arriva la palla Vedete, il giocatore anticipa, quindi secondo me non c'è assolutamente. Torno un attimo dietro Gianni, perché non c'è assolutamente carica, perché il giocatore dell'Olimpia Agnonese anticipa il portiere avversario, non lo tocca minimamente, se puoi fermati eh, lì, ecco, qui ti devi fermare. Vedi? Tocca la palla con l'interno sì, del piede sì, destro sì, e la palla va dentro, il portiere arriva dopo. Quindi questo è un gol annullato, annullato ingiustamente all'Olimpia Agnonese. Giusto Frabotta? Direttore! Sì, direttore, è ingiustamente. Parlavamo qui con eh, qui in studio che l'arbitro si vede il braccio destro che, fa, che va verso il centrocampo in modo che aveva dato il gol. Invece poi con eh, pochi secondi ci ripensa ci ripensa perché forse ha visto la bandierina del collaboratore, ma questo era un gol, lo abbiamo dimostrato sia per la situazione di fuorigioco sia eventualmente per la, per la situazione di gioco pericoloso perché sarebbe l'infrazione di gioco pericoloso nei confronti del portiere avversario che non c'è vero Lorenzo? anticipa assolutamente. colpire assolutamente. Lorenzo tutti i giorni fa l'istruttore di calcio insomma, quindi ci possiamo fidare assolutamente, allora Prima di vedere poi il servizio del Vasto Girardi, togliamo un po' di, eh, di cose dalla nostra scaletta. Vediamo anche la pagella del vasto Girardi. Sì, direttore, abbiamo la pagella dei ragazzi di Mister Francesco Farina. Vediamola insieme. La pagella in collaborazione con Gam Consulting Group. Servizi sul prodotto. Settore automobile, settore ferroviario. Servizi di engineering. Servizi di logistica. Caparro 7, Nespoli 6, Gentile 7, Lepore 7, Ruggeri 7, Micailoschi 6 e Barsi 6, Fazio 7, Chiremateng 8, Petrone 8, Di Lullo 7. Sono entrati Corbo 7, Defeo senza voto e Distasio 6. Allora, questi sono i voti del Vasto Girardi che ha messo, eh, lo ricordo, Pino Somma. Poi tra poco vedremo anche il servizio. Allora, Daniele Frabotta, direi che vi siete ripresi alla grande, adesso dovete giocare altre due partite praticamente in casa. Perché domenica, domenica prossima giochereste fuori casa, però il Vasto Girardi gioca ad Agnone. E poi l'altra domenica c'è un'altra partita in casa. Quindi potete dare secondo me veramente una sterzata al vostro campionato. Sì, penso che queste due partite in casa che verranno saranno molto, molto importanti. Poi sono due derby, quindi eh, sono due partite molto complicate, però ci prepareremo per partita dopo partita. Certamente. Allora, vediamo un'altra pagella, Eleonora, esattamente quella delle Acli Campo di Pietra, che hanno perso, nell'anticipo di ieri, per il campionato d'Eccellenza a Venafro. Sì, quindi sconfitta per le Acli Campo di Pietra, questa volta contro in casa del Venafro. La partita è terminata 4-1 a 1. per il Venafro, hanno segnato Rega, Adamo, Fascia e Dipinto. Mentre invece per gli ospiti, per le Acli Campo di Pietra, ha segnato Tucci. Ed ora vediamo la pagella dei ragazzi di mister Mario Cordone. La pagella in collaborazione con... Gima Design, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, materiali tecnici per l'edilizia. Contrada San Giovanni in Golfo Campobasso, info 0874-63015. Farmacia De Socio, prodotti veterinari, cosmetici per l'infanzia e fisioterapici. Si eseguono analisi del sangue e delle urine complete a Campo di Pietra, a pochi minuti da Campobasso. Borreca 6 e mezzo, Aletta 5 e mezzo, D'Aversa 6, Di Lallo 6, Lombardi 5,5, Prugna 5,5, Turai 6,5, e Scimò 5, Guglielmi 5,5, Tucci 6,5, Ciocca 6. Sono entrati Meo 6, Daddario 5, Cappelletti 5,5, e Iacovino e Cavaliere, entrambi senza voto. Per il campionato di promozione oggi pomeriggio la Polisportiva Calena eh, Casa Calenda ha battuto lo Spinete 3-0. Sì, eh, quindi vittoria per la squadra di Casa Calenda sullo Spinete. Vediamo il servizio di Gianni Bruno. Polisportiva Calena Spinete finisce 3-0 in favore dei padroni di casa si gioca sul sintetico di Casa Calenda gara diretta dal signore Scarati di Termoli coadiuvato da Di Soccio di Campobasso e Donofrio di Termoli gara preceduta da un minuto di raccoglimento per commemorare la tragica scomparsa del 21enne boianese Gennaro Caraviello più intraprendente l'inizio dello Spinete al quarto cross di Bautto calcia alto Tagliaferri siamo al diciottesimo, tiro cross di Di Tullio per la Calena. Maglia bianca viene messo in angolo da Colardo, portiere dello Spinete. Alla mezz'ora angolo di Gianni Ruberto non ci arriva Matteo Calabrese. Davvero per poco. 33 cross di Jacobelli della Calena al centro. Non ci arriva Culibalì. Grossa occasione per i padroni di casa. Mentre nel finale di partita c'è il portiere dello Spinete che intorno al 38, ci riferiamo a Simone Colardo, accusa un'indisposizione. Ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Viene sostituito da Pisano. Stessa sorte per la Calena. Due minuti più tardi. Infatti c'è il giocatore Bavota, il quale non riesce a proseguire l'incontro. Deve essere soccorso, ma viene sostituito da Cocchianella. Siamo al 44esimo sinistro di Tagliaferri con presa facile di Ciarfeo. Finisce 0-0 senza grosse emozioni la prima parte di gara, mentre nella ripresa si concentreranno i tre gol che daranno la seconda vittoria stagionale alla Calena di Maurizio Anzivino al primo destro allato da parte di Di Camillo mentre al secondo minuto e 30 secondi Yunusè dalla parte destra del terreno di gioco calcia fuori all'altezza del primo palo secondo tempo subito scoppiettante al nono cross di Yunusé che mette al centro non ci arriva Curibali alla deviazione giusta frequenti interruzioni a casa Calenda al quattordicesimo cross di Yunusé forse interviene con un braccio di sisto in calcio d'angolo ma il direttore di gara scarati di Termoli in questa circostanza fa proseguire si batte il calcio d'angolo al centro girata di Curibali vale il vantaggio della Calena al 26esimo conclusione alta da parte di Bautto dello Spinete, lo stesso Spinete cerca di reagire, ma di contro ehm, avviene il 2-0 dei padroni di casa. Infatti al 27esimo c'è un fallo laterale da parte di Jacobelli. La difesa ospite allontana. e Il, nuovo, il neo entrato la Barbera della Calena. Realizza il 2-0 fulminando Pisano. Siamo al 33. Punizione di Gianni Ruberto. Alzata in calcio d'angolo da Ciarfeo. Reazione dello Spinete forse troppo tardiva. 35esimo destro da parte di Romano, palla contro la traversa, poi Cesaro manda alto sopra il legno. Al 38 l'ultimo episodio che segna il match. C'è un intervento falloso da parte di Di Bartolomeo su e Calcio di rigore segnalato dal direttore di Gatti e calciato in maniera vincente da Culibalì. È il 3-0 finale con il quale la Calena riesce ad ottenere la sua seconda vittoria stagionale, mentre lo spinete del tecnico Giovanni Calabrese incappa davvero in una giornata negativa e contro il Castel di Sangro domenica prossima ci sarà subito l'imperativo di voltare pagina. E qui abbiamo la pagella Eleonora Uh, sì, direttore, abbiamo la pagella dello spinete, vediamola insieme. La pagella in collaborazione con Pausa Caffè! Distribuzione automatica caffè, cappuccini, tè e altre bevande. Pausa Caffè invia Cacavelli a Spinete. Info 339 2027 329 la qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. MG Arredamenti, una promessa di qualità. Colardo 6, Di Sisto 5, Di Bartolomeo 5, Bautto 6, Calabrese Matteo 5, Romano 6,5, Calabrese Antonio 6, Di Iorio 5, Di Camillo 5,5, Gianni Roberto 6, Tagliaferri 5. Sono entrati Pisano 5,5, Jacopo Antuono 5,5, Messere senza voto e Cesaro 5. Hai scritto due sì. libri. Sì, non veramente tantissimi no. messaggi, davvero Vabbè, tanti le, leggi messaggi. Leggi qualcuno più significativo. Allora, altro... eh, innanzitutto la Scuola Calcio Virtus Boiano piange la tragica perdita di un ragazzo esemplare in tutto. Ti porteremo per sempre nel cuore, nel cuore ciao Gennaro. Uh, poi saluti dagli amici, a lei direttore e a, a tutta la redazione sportiva di Telemolise, dagli amici della Maronea, quindi da Montefalcone Monte e Nessagno. Tra l'altro sono primi in classifica, eh, quindi complimenti. E te ne figurati stasera la birra che scorre. <ride> quindi da Montefalcone. Andateci piano, andateci piano. Non bevete che è meglio. Ancora un altro telespettatore. I campionati si vincono non con le figurine ma con i giocatori. Questo... Ehm, Que questo tutto sembra tranne che calcio. Ancora, basta prese in giro, rinforzare la squadra. Insomma, sono, sono molti messaggi carichi di delusione e di amarezza per questa sconfitta del campo basso. Eh, diversamente invece dai messaggi arrivati per il Vasto Girardi e l'Olimpiagnonese. Vasto Girardi, una, sorpre una sorpresa continua. Eh, in bocca al lupo a tutte le squadre del Mirabello Calcio, grande Mister Tizzani. Uh, poi un telespettatore ci chiede di rivedere il primo gol del Rocca Sicura, sicuramente lo vedremo nel servizio durante la, la trasmissione durante Domenica Sport e poi nel dettaglio domani durante Molise a Calci. Poi eh, complimenti a, B a Pistillo, eh, grande orgoglio baranellese che gioca nel campo basso e infatti eh, proprio negli ultimi messaggi anche Remigio ha confermato che il 6,5 per Pistillo è meritatissimo e infatti è stato l'unico dei, dei rosso-blu davvero a metterci il cuore in campo oggi. Eh, poi saluti ancora a Piero Emietta, eh, Cudini, scrive un altro telespettatore, Simil Cappellacci. poi... Ehm, Direttore cappellaccio che vi ricordate aveva eh, degli ombrelloni, dov'era? Di, do, di, di che paese? Tortoredo Lido. Tortoredo Lido, affittava gli ombrelloni. <ride> Gestisce un lido, credo, a questo <ride> punto, non lo so. No, era una leggenda metropolitana, però. Dai, um. Direttore, giustamente di seconda... male a gestire gli ombrelloni eh. è un lavoro come... voglio dire se avessi anche io una concessione al mare Bibiana tu non puoi fare niente per farmi avere una concessione non credo che sia nelle mie possibilità non dire. è nelle tue possibilità se non possibil... credo che sia lo faresti nelle mi accontenteresti se ci si proverebbe io, ci proveresti andrei pure io ad aprire tutto, gli ombrelloni tutto ombrelloni, nel lecito, un ombrellone, un asdraio e un lettino eh, direttore, secondo lei cosa dovrebbe fare la società Rossoblu e il presidente Giosuè che provvedimenti dovrebbe prendere? Grazie e complimenti per la trasmissione. Vabbè, niente, per me è meglio che non lo dico stasera. <ride> per me ci vogliono eh, dei rinforzi, ma della gente come hanno detto anche i nostri ospiti, gente che ha veramente gli attributi e per me a questo punto, insomma, l'allenatore è ehm, francamente imbarazzante, perché insomma, se io stessa al suo posto Francamente con un pizzico di dignità insomma, toglierei francamente il disturbo. Vediamo un altro servizio, Eleonora, sì. il Termoli 2016 che ha pareggiato con il Ripalimosani. Ieri quindi pare questa partita si è giocata ieri pareggio 1 1 tra Termoli 2016 e Ripalimosani, ma vediamo il punto nel servizio di Pino Somma. Finisce 1-1 l'anticipo fra le due inseguitrici della Maronea in vetta alla classifica del campionato di promozione. Si gioca al Via Biferno, il campo della polisportiva Santissimi Petra e Paolo, che ospita questo confronto per la indisponibilità del Gino Cannarsa. Una giornata splendida, soleggiata, rovinata leggermente dal vento. Parte bene Mila Riparimosani, in un primo tempo abbastanza scialbo. Al decimo si vede eh, Eddie Rene con la conclusione dal limite, con la palla sul fondo, 18. La risposta del termine 2016 con Rossi che ci prova dai 20 metri, palla abbondantemente alta sulla traversa, 26esimo e buono l'inserimento di Di Palma, l'ex primavera del Campobasso, ci prova dai 25 metri, non inquadra però lo specchio della porta. Nel finale del tempo al 43esimo sugli sviluppi di una punizione di Bagnoli, Socci in mischia prova a toccare ma la sfera eh, termina sul fondo con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa parte bene e da un approccio positivo il Ripa ripalimosani nella seconda frazione di gioco al primo il lancio di Marinelli per Cirenei in profondità che eh, però trova sulla sua strada capozzi in uscita disperata sesto ancora Marinelli ancora in profondità ma è ancora capozzi a fermare questa volta l'inserimento da parte di Elvio Lombardi al nono si vede il termoli la punizione è disegnata da Bagnoli, Rossi prova al volo di Stasi in tuffo va a ribattere la conclusione al decimo però il gol è nell'aria di Ripalimosani ed arriva la punizione questa volta è disegnata da Marinelli la sfera arriva in area di rigore la difesa del Termoli è praticamente ferma Cirenei davvero falco d'area di rigore, scarica ed appoggia in rete il vantaggio per la squadra ripesa al 26° di Palma, questa volta ci prova dalla media distanza, eh, la sfera di un nulla termina sul fondo. Al 29° arriva il pari, meritato da parte del 2016 da una rimessa laterale, Coppola riesce a mettere in mezzo. Eh, impicciatore si eleva bene e di testa appoggia in rete il gol del pareggio 39 nel finale di tempo. L'azione eh, è sulla sinistra da parte di Pardi, stratosferico sulla corsia mancina, palla in mezzo per Bracone che dalla lunetta l'occasione è buona. La sua conclusione però termina alto e qui praticamente finisce il confronto. 1-1 fra Termoli 2016 e eh, Ripalimosani. Va bene, vediamo le pagelle. Qui abbiamo entrambe le pagelle. Sì, direttore, abbiamo tutte e due le pagelle, quella del Termoli 2016 e quella del Ripa Limosani. Vediamole insieme partendo da quella del Termoli. La pagella, in collaborazione con. Ogni giorno cogliamo per voi la freschezza. Ogni giorno offriamo a voi la scelta migliore. Ogni giorno cerchiamo per voi la bontà e la genuinità al miglior prezzo. Ogni giorno per voi, Supermercati Gemmir. Capozzi 6 del Torto 6,5, Mascilongo 6, Fazzano 6, Socci 6, Ciccarelli 6,5, Pardi 6,5, Rossi 6, Impicciatore 6,5, così come Bagnoli e Coppola. Sono entrati Marzola, da, Marzoli, Daddetta e Bracone, tutti e tre senza voto. Ed ora passiamo alla Pagella del Ripa Limosani. La Pagella in collaborazione con. Ristorante Pizzeria da Rino. Viale e Elena Campobasso. Da lunedì a venerdì a pranzo. Pesci a menù fisso. Locale Sky Serie A e Champions. Di Stasi 6, Tamaro 6, Petrillo 6, Marinelli 6,5, Tavaniello 6,5, Di Lallo 6,5, Di Palma 6, Madonna 6, Cirenei 6,5, Di Corpo 6,5, Lombardi 6. Sono entrati Ricciardi e Gala, entrambi 6, Di Cillo e Zullo, entrambi senza voto. Va bene, Gianni, hai selezionato una cosa, mi sembra, no? Sì, allora... Grandi no. momenti di hilarità, perché... Lo dico perché tanto io non ho dei segreti per, per nessuno, figuriamoci per il nostro pubblico. Allora a allora, casa Calenda hanno scritto, aspetta, sì, che prego. Cappellacci ha ah, ringrazio il mio amico. Ha vinto l'anno scorso il campionato di Prima Categoria e quest'anno allena l'Aquila in promozione. Figuratevi se cinque anni fa poteva allenare il Campo Basso, quindi voglio dire ok. Grazie perché veramente per io non lo sapevo, mi fate veramente questi regali inaspettati e graditissimi allora Gianni che... eh, siamo a, ca a Casa Calenda sul sintetico Calena Ururi vedete questa occasione di eh, Yunus F sulla fascia destra maglia bianca per la Calena che mette al centro dal fondo hanno chiesto il calcio di rigore i giocatori della Calena per un presunto tocco di braccio irregolare di disisto del dello spinete, tra l'altro lo dico solo come cronaca a seguito dell'angolo nascerà il Vabbè, 2 a 0. Però. Questo dobbiamo dire rigore o no. Eh, dunque Maria Antonietta Tortola era rigore? Eh? Eh, me lo fate rivedere meglio, non riesco a capirlo. E... Certo, Vabbè, Prego. lo facciamo Stiamo rivedere, a... però insomma c'è la deviazione. È chiaro, non abbiamo 18 telecamere, ecco lo dico qui. tutta la domenica, non siamo Sky. Però questa è anche una partita tra Casacalenda e Spineide, voglio dire. Non è una partita, non è il derby di Milano. Allora, dimmi velocemente, Maria Antonelli, rigore o no? Eh, no, secondo no. me no. Eh, Daniele no. Farabotta? Per me sì, per me è rigore, perché dentro l'area... Qualsiasi tocco col braccio è rigore. Giovanni Guglielmi? Rigore, direttore? Rigore. Pino Somma? Sì, credo ci siano gli estremi per il calcio di rigore nella deviazione con la mano in calcio d'angolo. Angelo Persichilli? La deviazione c'è, ora quanto sia volontaria o no? No, non c'entra più da quest'anno ti aggiorno, regolamento arbitrale hanno fatto una modifica in ah, aria, braccio e eh, allora è rigore è rigor. eh, no perché è stata una modifica proprio di quest'anno e eh, questo non lo sapevo eh, Bibiana, stando a queste immagini pare di sì pare di sì, rigore, Lorenzo Antonio. Rigore, Antonio. calcio di rigore faccio dire a Leonora che taglia la testa al tonno, come diceva Frassica sì, anche per me eh, ci poteva essere un calcio di rigore. Calcio di rigore. Eh, Maria Antonietta, vuoi fare un paio di domande a Daniele Frabotta così poi gli consentiamo di raggiungere casa? Certo Daniele, eh, l'agnone che tutti vogliono vedere credo insomma, mh, che l'abbiano vista sia domenica scorsa fuori casa. Uh, sia questa domenica che cosa è cambiato nel corso di queste due ultime settimane? Beh nulla è cambiato che ci eravamo messi in mente di togliere lo zero da, dalle vittorie sia fuori casa che in casa quindi abbiamo fatto gruppo e ora il gruppo sta crescendo e dobbiamo continuare così senza uh, Perdere la testa, dai, perché il campionato è lungo e sappiamo che il, questo, questo girone è molto particolare. Fa paura il derby con il vasto girardi senza Pecic? Ma è, sicuramente è una pedina fondamentale, essendo il capitano eh, si sentirà la sua mancanza, però... Come dice sempre il Mister siamo 22-23 tutti meritiamo di giocare titolare, però ora vedremo in settimana il Mister cosa, cosa deciderà per domenica. Grazie Daniele Frabotta, grazie per essere stato insieme a noi e naturalmente buon derby, anzi nelle prossime due, due settimane giocherete due derby, quindi insomma che vinca veramente il migliore. Eh sì, ci toccano questi due derby, però prima passo Girardi e poi Campobasso, dai. Va bene, pensiamo uno alla volta. Chiudiamo eh, per il momento il collegamento con Isernia, resta eh, Maria Antonietta eh, Tortola e dunque vediamo adesso il servizio del Campobasso. Ci ha detto, è vero Eleonora? Ci ha detto Daniela che ci è arrivato proprio il servizio. Vediamo il servizio. Perché prima abbiamo visto solo tre episodi, vediamo il servizio. Il Porto Sant'Ilpido dimentica lo scivolone col vasto girardi e conquista tre punti contro un campo basso che vede allontanarsi, forse definitivamente, la vetta della classifica. Gli uomini di Mister Mengo hanno prodotto una prestazione tutta sostanza, sfruttando al meglio le occasioni create, ma hanno avuto la pecca di tenere il match aperto fino alla fine. I primi a farsi vedere sono gli ospiti al tredicesimo con un lancio di Fabriani. Giacchetta difetta nell'uscita, favorendo Bontà che tira, ma il pallone è sul fondo. Al sedicesimo feroci proteste del padrone di casa per un tocco di mano in area di Cafiero ma l'arbitro fa proseguire. Due minuti dopo un errore di Borgese in disimpegno favorisce Alessandro che calcia di prima intenzione ma il pallone è deviato in corner. Al 22 il Porzande Pido va vicino al vantaggio con un pezzo di bravura di Cucù che mira l'Angolino Alto a giro ma Natale e Lesto toglie la palla dall'incrocio. Cresce il campo basso che colleziona un paio di occasioni con Pizzutelli e Alessandro. Ma al 31esimo sono gli uomini di Mengo a sboccarla. Cuccu lancia la perfezione Maio che fugge sul fiume del fuorigioco. Una volta davanti a Natale lo batte con un colpo perfetto. I lupi reagiscono, e al 41esimo ci vogliono i pugni di giacchetta a dir no ad Alessandro. Il numero uno di casa si erge a protagonista anche in pieno recupero quando compie un autentico miracolo. Eh, togliendo la palla dalla porta con un tiro deviato di Alessandro. La ripresa si apre col pareggio del campo basso. Corre il secondo minuto. Quando Candellore scende il long goal out sinistro, cross in mezzo. Giampaolo fa sponda, liberando il bontà che ha difficoltà a battere giacchetta. 1 a 1. Il Porto San Delpidio però non si perde danno e al dodicesimo confeziona una bella occasione con Cucù, con un inquadra la alla porta. Trascorrono due minuti e i padroni di casa si riportano in vantaggio. Maglio riconquista un pallone, lo serve a Mandolesi che vince un contrasto e lo dà a Cucù, atterrato da Cafiero in area. L'arbitro indica il dischetto, il numero 10 trasforma il penalty in modo perfetto. La partita diventa bellissima, il ventottesimo gli uomini di Mengo hanno l'occasione per chiuderla, con Mandolesi che viene lanciata a tu per tu con Natale, che però è bravissimo a chiudergli lo specchio. Il Campobasso saggia i riflessi di Giacchetta, che dice no a Brenci. Poi gli ultimi minuti vedono un Campobasso votato all'attacco, ma il Porto Sant'Ippia ad andare vicino al Tris quando ne è entrato Gelsi mira il primo palo, ma Natale gli dice no. L'ultima emozione la prova in pieno recupero Gembe, con una conclusione che finisce alta termina 2-1 tra il tripudio del pubblico di casa e la contestazione dei supporters rosso verso un campo basso che non ha messo in campo una prestazione positiva. Vabbè, confermato tutto quello che abbiamo detto prima, credo, È vero Lorenzo? Sì, sì. Eh? Una squadra avversaria mediocre, non all'altezza del campo basso. Se veniva affrontata con più determinazione la partita si portava a casa tranquillamente. Sì, poi abbiamo visto una serie di... Insomma, probabilmente c'era un calcio di rigore anche nel primo tempo eh, fallo di mano di Cafiero che poi è franato addosso al giocatore avversario anche questo giocatore che insomma viene da eh, tre eh, infortuni seri al ginocchio insomma quindi... è vero? è vero Gian? Tre, tre volte si è operato al crociato sfortuna per lui naturalmente però insomma eh, lo abbiamo visto insomma, da queste poche immagini un tantino in difficoltà. Ci fermiamo, Eleonora. Facciamo due minuti di pubblicità, restate con noi a tra poco. Allora, sempre in diretta, abbiamo il servizio del Vasto Girardi. Sì, direttore Vastese Vasto Girardi, lo abbiamo detto prima, è terminata 2 a 3, quindi un altro successo per i ragazzi di Mister Farina. Vediamo il servizio di Pino Somma. Tre punti d'oro, un grandissimo risultato per il Vasto Girardi che passa sul rettangolo dell'Aragona di Vasto. Due squadre che si presentano in campo, forti del terzo posto in graduatoria a ridosso del, del duo battistrada del campionato. Pronti via il, la fase di studio, dura pochissimo. Al terzo si vede già la Vastese su un'azione iniziata sul versante sinistro con il cross che arriva lungo in area di rigore. Stivaletta, in qualche modo, si riesce ad elevare, però non riesce a scaricare in rete Fazio, mette in mezzo per. Petrone che serve in corsa gentile il piattone dell'esterno basso della formazione di mister Farina è vincente, nulla può di Rienzo sulla conclusione in prima battuta per il vantaggio del Vasto Girardi passa un, min un, min un minuto e Kirima Tenga arriva in area di la gran conclusione che trova però pronto e reattivo l'estremo difensore della Vastese che è costretto a subire il gol del 2-0 sul cross perfetto a rientrare da parte di Petrone con Lepore che sbuca da dietro ai difensori del, della Vastese va a realizzare il gol del 2-0, quello che mette in ghiaccio, almeno nel primo tempo il parziale. Qui su un tocco di mano in area di rigore il direttore di gara concede il calcio di rigore alla Vastese. Siamo esattamente al 22 minuto di gioco, va dal dischetto Dos Santos che però prende in pieno il palo e la spera poi ritorna incredibilmente sul rettangolo di gioco. La Vastese prova a macinare il gol eh, gioco e soprattutto cercare la via del gol. Il pallone messo in mezzo alla grande per questa girata di Stivaletta con eh, l'estremo difensore Caparro che in qualche modo si riesce a salvare, accelera la Vastese. Stivaletta ruba il tempo a gentile, si invola, va alla conclusione ma il suo diagonale si spegne sul fondo senza creare più di tanti problemi. A Caparro vuole il terzo gol il Vasto Girardi che quando però eh, si proietta nell'area di rigore della Vastese mette in difficoltà la squadra locale qui il cross di Chirimatenga con la sfera che danza sulle linee di porta e si spegne sul fondo. Da questa rimessa laterale con il pallone recuperato dai giocatori della Vastese nasce il gol che rimette in partita la squadra di Marco Ameda con il diagonale in corsa da parte di Dos Santos che eh, si spegne nella sua corsa in fondo al sacco con le immagini montate. D'Alessandro da Nardella siamo nella ripresa, aspettano tutti ovviamente la va ma troveranno gran parte del confronto per il vasto Girardi Petrone in corsa qui con il mancino di Renzo si fa trovare pronto a um, guantare il pallone quarto minuto Esposito riesce a trovare lo spazio andare alla conclusione la palla um, fa la barba la parte alta della traversa per spegnersi poi sul fondo siamo al sesto con la costruzione dell'azione da parte di Kirimateng che riesce a pescare in corsa l'arrivo da parte di Gentile prova il piazzato con il mancino il numero 3 della forma ospite e la spera termina sul fondo, ancora Vasto Girardi qui tutto di prima con Kirima Matenga che riesce ad andare alla conclusione di Renzo e Reattivo, riesce a ribattere il tiro anche da distanza avvicinata, qui la punizione di Fazio, il pallone che arriva in area di rigore, c'è un contatto che vede benissimo il direttore di gara da parte di Pompei, fischia il penalty. E Kiri Mateng riesce a spiazzare Di Renzo per il gol 3-1 quello che mette veramente in ghiaccio il risultato siamo al ventesimo minuto di gioco il Vasto Girardi avanti di eh, due gol in più rispetto alla Vastese Vastese che però abbassa la testa a cui Pollace stratosferico nell'azione che parte dalla sua metà campo mette in mezzo il pallone lungo in aria di rigore la sfera arriva là, Alonzi controlla e scarica in rete sotto l'incrocio dei pali il gol del 3 a 2, il gol che rimette in partita ma solo momentaneamente la vastese perché il Vasto Girardi è ancora lì in corsa, qui Marco Petrone si distende di Rienzo che gli va a negare la gioia del gol nelle battute finali del confronto. Il Vasto Girardi stringerà i denti per portare a casa un risultato di prestigio. Va bene, chiederei a Giovanni Guglielmi Giovanni successo strameritato come abbiamo visto anche dalle immagini. Sì, penso proprio di sì, direttore. È stata una bellissima partita da parte del Vasto Girardi, eh, però anche il, um, la Vastese non è che ha giocato male. Solo che prima parlavamo che il campo basso i giocatori non tengono alla maglia, mentre Farina li ha talmente caricati questi ragazzi che vanno a mille. C'è Petrone, che a, a oltre ad essere giovane, ma anche fisicamente, non è che chissà che cosa sia. Però gioca, ha giocato veramente benissimo. Era molto difficile se non l'atterravano, togliere la sfera, eh, naturalmente il risultato è giusto. Eh, dispiace un po' che il, la, la Vastese ha, ha buttato alle ortighe un calcio di rigore. Si è mangiato un gol. Eh, un giocatore il capitano solo davanti al portiere e quindi poteva anche il pareggio. Era, potrebbe anche starci però per il Vasto Girardi no, quindi è giusto il risultato, però diciamo che anche la, la Vastese manca qualche giocatore. Come mi scusi direttore, mi allungo un po' attimo sul campo basso. Campobasso. Il Campobasso l'ha detto anche lei un attimo fa, che ha bisogno di giocatori e quindi minimo di una punta, di un difensore centrale, eh, di un esterno e un centrocampista centrale, altrimenti non va da nessuna parte. Quindi adesso non lo so se è colpa dell'allenatore oppure colpa che mancano questi giocatori, lui l'ha chiesto e quindi non se ne fa nulla, deve andare avanti con quello che ha. Ecco, ma tu hai visto proprio domenica scorsa il campo basso, oggi il vasto Girardi, insomma, sembra di vedere partite completamente a ritmi completamente diversi. Sì, in effetti io ho già visto tre partite del campo bassa, perciò mi son, ho, ho espresso quello che penso io. Però eh, il Vasso Girardi, io lo, questa è la prima volta che lo, che lo vedo e veramente mi ha impressionato. Perché? Perché eh, sono cariche, carichi di grindas, sti ragazzi, eh, non lasciano un pallone, eh, lottano su ogni pallone e quindi eh, io penso che poi Francesco Farina c'ha una certa esperienza dai campionati piccoli, promozione, eccellenza, serie D, eh, sia Campani che Pugliesi, quindi diciamo che eh, l'allenatore fa il suo e viene seguito molto dai ragazzi. In effetti devo vedere, domenica prossima da vedere, eh, il derby fra mh, eh, Vasso Girardi e Agnone, così me lo sono visto tutti e tre, perché adesso non alleno quest'anno, quindi mi vado divertendo vedendo un po' le squadre molisanti. A posto, anche perché se tu se stai a casa tua moglie ti vede girare per casa e dice ma insomma ma che è successo? Insomma, puoi stare mai una domenica a casa, vai, domenica prossima avviati pure per tempo per andare a Agnone, perché insomma ci metti pure un po' di tempo, però insomma fa è parte. Bisogna, bis... Fa parte Giovanni di quella tribù del ci calcio do, Dobbiamo che io... arrivare un po' prima per il pranzo, direttore. Eh certo, ecco, eh, ci mancherebbe, è inutile che te lo dico, no? Poi là ci stanno 3-4 ristoranti veramente di livello. Angelo, tu sei stato qualche giorno fa da Agnone? No? Molto positivamente impressionato dalla città, mm. dalle persone e ovviamente dagli ospiti che mi hanno tollerato per due o tre giorni, è impressionato da tutto. Quindi Agnone veramente, devo dire che è il più bel segreto che il Molise ha. Il più, proprio il più bello? Uno dei più belli. Uno dei più belli, no, molto meglio uno dei più belli. Ha vinto in Rocca Sicura, vero Eleonora? Sì, direttore, sul campo del Gambatesa, al Venditti di Gambatesa, la gara è terminata 1-3 e in merito a questa partita vediamo il contributo di Stefano Saliola. Continua a volare il rocca sicura di Claudio Bonomi che sbanca il Venditti di Gambatese e si proietta nella maniera migliore al big match di domenica prossima contro il Treppini Sporting Matese. Dirige Pasqualino Fattore della sezione di Sernia. Dopo un minuto di raccoglimento, in memoria di Gennaro Caraviello, si fa sul serio. Minuto 10. Diallo crossa. Vitale di testa si avvita, ma spedisce alto. Al 14. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Diallo che va via in velocità e colpisce il palo. 60 secondi dopo, Mallardo conclude dalla lunghissima distanza. Capobianco vola a deviare in angolo. Poco più tardi, il Gambatesa perde il suo numero uno per un problema fisico. Al suo posto tra i pali va il secondo Neurone. L'equilibrio viene rotto al quarantesimo. Azione manovrata del Rocca Sicura. Dell'Anna cambia gioco a destra su Diallo, L'otto ospite appoggia indietro a Di Giulio che gli restituisce il pallone. Lex Boiano mette al centro Perigliano che fa 0-1. Nella circostanza ci sono le proteste locali per una palla uscita sul controllo di testa di Diallo e non segnalata dalla terna. Le due squadre vanno a riposo sullo 0-1. Con le immagini di Alberto Pietrunti siamo nella ripresa. Bastano 6 minuti a Rocca Sicura per trovare il raddoppio, ma si incarica di battere un calcio di punizione e disegna una parabola perfetta sulla quale Neuroni non può nulla. Gambatesa 0 Roccasicura 2. Indirizzata in discesa la contesa e Roccasicura si fa vedere ancora con Vitale. Conclusione da fuori che si spegne sul fondo. Il Gambatesa non ci sta ad ammainare bandiera bianca. Davide Ruggiero guida l'assalto bianco verde. La difesa del Roccasicura si salva. La squadra di Arciolo spinge e riapre la contesa al minuto 24. Sul corner dalla sinistra Belpuzzi la sfiora e Scudieri di testa inganna Maggi. Gambatesa 1 Roccasicura 2. Nel momento migliore del Gambatesa arriva l'espulsione di Pasquale Ruggiero al 37 che ferma con le cattive di Allò e becca il secondo giallo lasciando in 10 i suoi. 60 secondi dopo arriva il tristo ospite. Sulla punizione con il contaggiri di scudieri, Capitan Scampamorte prende l'ascensore e va a schiacciare in rete la palla che di fatto fa scorrere i titoli di cota sul confronto. Il Gambatesa ci prova con Di Griscio prima e Belpulsi poi, ma in entrambi i casi Maggi risponde presente. Finisce con il Roccasicura in festa, il Gambatesa che cercherà di rifarsi nella sfida contro l'Auroria Capriatise. Vabbè, ce l'hanno chiesto con l'episodio del primo gol del Roccasicura, lo vedremo domani a Molise a Calci. Qui abbiamo la pagella del Rocca Sicura. Sì, abbiamo la pagella dei ragazzi di Mister Bonomi, vediamola insieme. La pagella in collaborazione con Il Posticipo, quotidiano di informazione sportiva online. Raccontarlo è lo sport più bello. www.ilposticipo.it Maggi 6, Di Giulio 6, Di Tullio 6,5, Scudieri 6,5, Scampamorte 7, Dell'Anna 6, Mingione 6,5, Diallo 6, Mallardo 7, Vitale 6,5, Iliano 7. Sono entrati Frasca e Panzera, entrambi senza voto. L'Isernia ha vinto 1-0 contro il Campobasso 1919. Sì, eh, infatti dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'Aurora Capriatese l'Isernia eh, è tornata alla vittoria, questa volta contro il Campobasso 1919 che quindi resta fermo sullo zero in classifica. Vediamo in merito a questa partita, Isernia Campobasso 1919, il servizio di Antonio di Monaco. L'Isernia sfata il tabù Lancellotta per la prima volta in questo campionato, ma ha dovuto faticare più del dovuto con un campo basso 1919, ancora secco di punti in classifica che si è dovuto inchinare alla zuccata di Mascolo, nonostante le tante occasioni create e un melaragno in giornata di grazia tra i pali. Prima però i protagonisti della sfida si uniscono nel ricordo silenzioso di Gennaro Caraviello, arbitro di calcio boianese che ha perso la vita a soli 21 anni in un tragico incidente stradale nella serata di sabato. Le due squadre si studiano e partono contratte, ma bastano 10 minuti a Zentana per confezionare dalla destra il cross vincente per la testa di mascolo, su cui granata non può arrivare e che porta in vantaggio i biancocelesti. La reazione dei ragazzi di Mitra non si fa attendere, e tre minuti dopo, un batti e ribatti in area Sernina rischia di favorire Paduano, che si trova davanti il muro biancoceleste che gli chiude lo spazio per il tiro e l'occasione sfuma. Al diciannovesimo Cifelli ha sui piedi il pallone del possibile raddoppio, ma Granata si oppone, tenendo a galla i suoi. Al trentaseiesimo è Giordano a farsi luce tra le maglie rossoblù, ma ancora una volta Granata riesce a salvare. Nella ripresa il campobasso 1919 prova ad intensificare la spinta offensiva, e al sesto esposto prova la percussione in verticale, ma Melaragno si distende e para sulla sua sinistra. Al venticinquesimo è la volta dell'Isenia con Renzulli, che incrocia il diagonale ma per un soffio non trova la porta. Al ventinovesimo il tentativo aereo di Sillà su cross di Musella sull'altro fronte, ma senza inquadrare i pali difesi da Melaragno. L'estremo difensore Isernino però deve metterci del suo nel tentativo seguente che porta ancora la firma di Esposito e salva il vantaggio. Al quarantunesimo angolo di Lisi, Musella prende l'ascensore ma Melaragno abbassa la saracinesca ed è strepitoso nel deviare il pallone in corner. Sul capovolgimento di fronte, l'occasione per chiudere il match ce l'ha Ronzulli, ma la sua rasoiata accarezza il palo e va sul fondo. Alla fine è liberatorio l'urlo per l'Iserna per il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, riuscendo a regalare la prima gioia al pubblico del Lancellotta e rilanciarsi in classifica verso le zone alte, mentre il campobasso 1919 esce sconfitto solo nel risultato, ma non certo sul piano del gioco espresso e della determinazione pur mancando un pizzico di cattiveria in avanti, ma su cui i rosso blu devono necessariamente puntare per risalire dal fondo classifica. Abbiamo la pagella dell'Isernia. Sì, direttore, abbiamo la pagella dei biancocelesti, vediamo come sono andati. La pagella in collaborazione con viaggiare sognare creare, immaginare, puoi fare grandi cose con la tua agenzia Generali Italia. Melaragno 7, Zentena 6 e mezzo, Malfettone 6, Olowere 7, Laurelli 6, Calabrese 6, Mascolo 6, Senatore 5 e mezzo, Giordano 5 e mezzo, Mastrangelo 6, Cifelli 6. Sono entrati Moca, Gibril e Renzulli, tutti e tre voto 6. Gianni, c'è un episodio della partita di Monte San Giusto. Esatto, ha protestato la, eh, il Porto Sant'Elpidio nel primo tempo. Vediamo perché. Andiamo con le immagini sul nostro touchscreen. Vedete l'occasione maglia bianca per il Porto Sant'Elpidio che mette in mezzo la palla. Cafiero scivola qui, poi intraprende un duello con un avversario. Mi sono già fermato, c'è un altro giocatore davanti. Qui hanno chiesto il tocco con il braccio da parte dello stesso difensore rosso i giocatori del porto Sant'Elpidio tocco che dovrebbe essere in questo momento quando Cafiero è completamente disteso nel cuore dell'area di rigore del campo basso torno un attimo dietro perché cioè, innanzitutto volevo far vedere una cosa che praticamente Cafiero scivola sì, esatto. giusto qui vedete il pallone messo cross, al centro vedete Cafiero che va incontro all'avversario e scivola continua non subisce nessun fallo no assolutamente il fallo di mani potrebbe essere anche, anche Siamo, lì. Sì. Sentiamo eh, che ne pensa Giovanni Guglielmi a Termoli. Giovanni? Ma, direttore, eh, purtroppo in area chi tocca la sfera con le mani è calcio di rigore. Pino Somma? Eh. Sinceramente non, non riesco a vedere se tocca con una mano Mi fido del direttore di gara che era lì Credo a 5 metri e Dice di lasciar proseguire Probabilmente può anche non averlo toccato con un braccio Babo, de, de, Ti fidi del direttore di gara Dopo tutto quello che è successo, sta succedendo in questi giorni Allora Lorenzo Ma Si vede un pochettino l, la palla che va sul braccio Quindi penso che il calcio di rigore ci poteva pure stare Ci poteva stare Bibiana non riesco a vedere bene l'immagine, non riesco proprio a... Non a definire. No. Eh, dunque, Angelo... Non sono riuscito a vedere se abbia toccato o meno la, la palla con la mano. Quindi, allora, difficile. guarda, ti dico una cosa, ma soltanto per discutere tra di noi, per aiutarci. Se mi metti l'immagine, allora la palla dovrebbe scorrere avanti, perché noi, ripeto, noi non abbiamo 18 telecamere per partita. Vedete, la palla dovrebbe scorrere avanti. Se si ferma, perché poi se vai avanti, Gianni la palla si ferma, vedete che è lateralmente, vai ancora un frame davanti perché la palla resta proprio, vedi? Resta lì, ok? Quindi è di fianco al giocatore. L'unico modo in cui può averla colpita. Per deduzione diciamo. Sì, perché è chiaro, non abbiamo una telecamera in linea, però il corpo è completamente disteso, quindi non l'ha colpita sicuramente con le gambe, non l'ha colpita sicuramente con la pancia, perché stava. Pancia all'aria. Secondo me possiamo intuire che l'avesse colpita con la mano, non ce l'ha dato il rigore. Il rigore contro il campo basso. Siamo tutti contenti per quanto riguarda il fatto, l'arbitro dov'è? L'arbitro ah. sta là, però probabilmente è un attimo impallato dal numero 8 Sala. in maglia bianca. Va bene, sì. però, quello che ci stanno insegnando quest'anno gli arbitri a partire dalla Serie A, insomma, fino al campionato di seconda categoria stanno là a 5 metri e solo loro non vedono che accade poi certe volte Angelo tu lo segui dal, da Toronto no? il campionato certo. di Serie A perché tu sei tifoso della Roma certe volte ignorano anche il VAR o altre oh, volte il VAR dura 7 minuti come è successo domenica scorsa all'Olimpico ti ricordi no? Il fatto certo. di Kalinic ma um... È difficile, è difficile vedere così com'è. D'altra parte, l'arbitro, come hai detto, probabilmente aveva la visuale coperta, quindi ci dobbiamo fidare del suo giudizio. Io non mi fido, per me era calcio di rigore, te lo dico no, sinceramente. fidavi no, fatto bene a mio, no, ma no, non la No, no Insomma, se tu avessi visto un episodio, eh, voi non, purtroppo non la seguite come eh, grandissimo pubblico di, di questa trasmissione. Domenica scorsa c'era un episodio, l'arbitro a due metri, allora eh, fallo in area ai danni di Petrone, era del Vasto Girardi, due erano le cose, o era calcio di rigore o era simulazione. L'arbitro ha detto nella. alzati, cioè, capito? Cioè, e cammina, ma quella era la Bibbia, <ride> il Vangeli, no? Quando, oh no era Leonardo, Leonardo, Era Lazzaro, era Lazzaro <ride> non era Petrone che gli ha detto alzati, quella è tutta un'altra storia, capitate, è vero Lorenzo? Anni e anni fa, ma insomma, ma pure a livello giovanile vi fanno arrabbiare parecchio, no? Ah, lì sono giustificabili perché sono dei ragazzi e quindi... Eh, sono Alle prime esperienze. E quindi vanno più che altro vanno aiutati, eh, e quindi là si può capire, ma eh, abiti di una certa esperienza eh, sono anche un po' presuntuosi, non accettano eh, neanche un consiglio, niente. No, ma io dove esco completamente pazzo è quando cioè, hanno istituito il VAR, perché si dice VAR il perché è il... Com'è in inglese, eh? com'è instant, comunque è al maschile, insomma, no? Eh. Video, Video assist, replay eh, e poi a un certo punto capita un episodio e dice: No, non lo voglio vedere. Per me, non è calcio di rigore. A quel punto, pensate, che cosa può capitare a casa mia se io sto seguendo soprattutto una partita della mia squadra del cuore. Ce l'hai sonorizzata a casa? È, è, no, a in Campagna, quindi insomma, mi possono sentire all'ospedale. Però delle volte mi hanno sentito, insomma, dal reparto di, del pronto soccorso dell'ospedale. Hanno Vediamo. detto che è successo. Detto che è successo. Vabbè. Allora, è la seconda citazione biblica sì. che abbiamo fatto, eh? che la prima sì. era Giosuè. Giosuè, era sì, sì, lo, lo, lo sappiamo solo noi questo fatto. Allora, eh, la pagella del Termoli che ha perso. Sì, Comprensorio Vairano Termoli 1920 siamo in eccellenza, è terminata 2 a 1 in favore del comprensorio Vairano. Per a decidere questa gara per i padroni di casa è stata una doppietta di panico invece per gli Adriatici ha segnato Florio ed ora vediamo la pagella del Termoli. La pagella in collaborazione con Bar Walter, servizi per fumatori, sala giochi per adulti e ragazzi, locale Sky con schermo 85 pollici 4K, servizi di ricevitoria. Bar Walter a Vasto, in via Ciccarone 109A, aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20.30, la domenica fino alle 13. Bruno 6, Coronese 6, D'Angelo 6, Pignatelli 6,5, Conte 6, Florio 6,5. Rubino 6, eh, Pagano senza voto, Girardi 6, Villani 6, Cerase 6. Sono entrati Dell'Aquila 6, Santarelli 6 e poi Sticozzi, Arace e Rasta, tutti e tre senza voto. Ha pareggiato l'Ururi a Frosolone sul campo del San Pietro in Valle. 0 a 0 abbiamo la pagella. Vediamo. Sì, abbiamo la pagella di L'Ururi, vediamola insieme. La pagella in collaborazione con... Dal seme al raccolto. Aurora SRL Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi, silvestri 6 e mezzo Palombo 5, Da Rienzo 5, Di Rosa 5, Di Labio 6, Bello 6, Zio 5, Pangia. 5, così come anche di Lullo e Verlengia invece ca e, e campofretano sono entrati Silvestri Alessandro e voto 6. Plescia ed Aurelio entrambi senza voto. Allora, uno dei pochi messaggi che ho visto, perché sto contro luce, non mi chiedevano chi era quell'allenatore. Eh, forse Gianni, te lo ricordi tu? Dice che mangiava scalzo al ristorante con i piedi sotto. Era cappellaccio. Sempre cappellaccio sempre cappellacci, perché si è abituato ad, ad affittare gli ombrelloni. E quindi eh, eh, le, fu, con feci, le ciabatte sotto al tavolo. Eh, fu notato da una persona che ci segnalò. Che la sera lo scrisse. Qui. Fatto. E da allora è diventato. Abbiamo pensato anche al fatto del noleggio ombrelloni. Eh. Allora abbiamo quest'ultimo servizio che è il Trivento, che ha vinto 3-2. a 2 in sì. Trivento, Il Trivento ha vinto 3-2 a 2 sulla Polisportiva Fortore. Vediamo il punto nel servizio di Dolores Calandrella. All'Acqua Santianni di Trivento, prima del match tra i padroni di casa e la polisportiva Fortore, il signor Andrea Iafano della sezione di Sernia e gli assistenti Marinelli e Belvedere della sezione di Campobasso con il lutto al braccio hanno fatto rispettare il minuto di silenzio in ricordo del loro collega Gennaro Caroviello tragicamente scomparso in un incidente stradale. La partita è finita 3-2 ma andiamo per ordine. Al secondo minuto di gioco su una punizione apparentemente innocua battuta da Paolo Circelli, esposi è stato costretto a parare in due tempi rischiando un errore fatale per la presenza ingombrante di Pablo Luis Circelli. Subito dopo arriva il gol di Carpinelli sulla fascia laterale, sinistra Paolo Circelli mette in mezzo per Carpinelli il cui tiro è sporcato da Fiore, ma la palla termina comunque il suo corso in rete. Al nono, Paolo Circelli, che riparte in contropiede dalla metà campo, riesce a tenere e proteggere la palla e, come un falco, si dirige verso Esposito, che nulla può contro il suo tiro. Trivento 0, fortore 2. Al quattordicesimo, Moffa riapre la partita. Cilenti avverte il pericolo ed esce dall'aria, ma il numero 7 lo dribla e gonfia la rete. Al 31 Paolo Circelli ci regala uno show, quasi una danza in area avversaria, ma la palla finisce di poco fuori sul primo palo. Al 35esimo, calcio da fermo di Riccardi per Carpinelli, il suo colpo di testa termina direttamente tra le braccia del portiere. Al 37esimo, è Nicola Di Blasio del Trivento a battere la punizione, c'è Di Mario pronto a difendere col petto la palla fino a farla terminare in rete. Il primo tempo si chiude così con un risultato parziale di parità, 2 a 2. Anche se, al quarantesimo, Zurlo sfiora il terzo gol per il trivento. Sulle immagini di Marco Porcarelli si rientra dall'intervallo. Al sesto minuto, Pablo Luis Circelli recupera in aria la palla. Si spinge fino in prossimità del numero 1, ma il capitano viene anticipato da Esposito. Dopo pochi secondi, palla in profondità di Zurlo per Minichillo, l'Occidente abbandona erroneamente la porta. Pasticcia con De Bellis. Minichillo ha il tempo di tirare in aria, ma risolve tutto Santillo. Al 25 venticinquesimo Minichillo è sotto la porta avversaria. La difesa respinge, ma non blocca la palla. Torna così al numero 9 che questa volta insacca senza pietà. Trivento 3, Polisportiva Fortore 2. Al quarantaquattresimo Antonio Fiorillo mette una palla invitante all'altezza del dischetto per Riccardi, che però sbaglia clamorosamente. Nel recupero Mattullo commetterebbe fallo su Paolo Circelli. La punizione viene battuta da Riccardi, un'occasione d'oro persa per gli uomini di Totaro. In aria Antonio e Marco Fiorilli si scontrano. L'ultimo a toccare la palla è Antonio, ma è troppo alta. Probabilmente è stato proprio l'attrito a non far ben calibrare il tiro. Al triplice fischio, le due squadre lasciano il campo con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare. Va bene, vediamo anche la pagella del Trivento. Ultima pagella di questa ricchissima puntata, quella del Trivento. Vediamola insieme. La pagella in collaborazione con. Nella sua rinnovata location, il 2 di Pic Bistrot è bar, ristorante e focacceria. Gustose colazioni, veloci pause pranzo, focacce gourmet, vera specialità insieme all'ottima carne. 2 di pic bistrot in via Facchinetti a Campobasso. Esposito 6, De Pasquale 6 e mezzo, Facchino 6, Civico 6, Moffa Di Mario, Minichillo, Di Blasio e Zurlo, tutti 6 e mezzo. Sono entrati Catalano Voto 6, poi Manfrini, Matullo e Frati Pietro, tutti e tre senza voto. Ringrazio e saluto nella redazione di Termo Lipino Somma e Giovanni Guglielmi. Buonasera a voi. Buonasera a tutti. Grazie direttore, buonasera a te e a tutta l'equipe di Telemolise. Grazie Giovanni e porta i saluti anche in famiglia, anche a tua moglie. Saluto e ringrazio Maria Antonietta Tortola nella nostra redazione di Isernia. Maria Antonietta, sbaglio o c'era anche qualche invasione nello studio? Esatto, ho un'invasione in studio, ho cercato di arginarla un po' questa una dolce invasione. E facciola, eh, in questo facciola, momento è, falla è la stanza, no, però ma falla, è... Falla, falla venire un attimo, no? Tua figlia che ha compiuto anche eh, gli anni, tre anni, due giorni fa, la quindi perché sì. no? Sì, Insomma, esatto, esatto. Non abbiamo nessuna, eh, nessuna privacy. Allora, la facciamo arrivare perché subito. Perché Maria Antonietta è la mamma e Viola... Non vuole farlo, no, no. Non lo vuole fare, vabbè. E Viola è come se fosse un po' la figlia della redazione sportiva. Sì, lo sportiva, vuole fare, dice, lo vuole eccola fare. qui. Eccola qua, allora facciamola vedere. Eccola qui, pronta per il saluto. Eccola qua. Eh, la vedevamo circolare ogni tanto nello studio <ride> e quindi... Saluti Antonio. Ciao Viola. Dici, ciao. Va, boh, va bene, grazie, grazie, grazie a Maria Antonietta grazie a sua figlia, grazie Viola grazie, direttore. e un saluto anche al papà. Buona serata a tutti. Buona serata a te e buon ritorno a casa. E soprattutto va a preparare la cena che evidentemente Viola grazie. ha anche un po' di fame. Allora, eh, grazie a Lorenzo Tizzani, complimenti per la vostra attività perché sì. insomma è fiorente. No? Sì, sì, siamo Quanti ragazzi avete? 250, manteniamo sempre lo stesso numero: c'è cioè, chi esce chi entra, più o meno manteniamo lo stesso numero. E fate tutti i campionati? Facciamo tutti i campionati. Poi da quest'anno abbiamo il nuovo progetto tecnico con Pescara. Non è una semplice affiliazione, ma è una, proprio un'accademia un con progetto tecnico che vengono a formarci noi allenatori. Eh, vengono loro lì a Mirabello, sono venuti eh, giovedì scorso, ci abbiamo un tutor, andiamo noi da loro, eh, programma di lavoro da, da società professionistica per l'attività di base nostra, quindi quest'anno veramente stiamo dando il meglio per i nostri ragazzi que, que, da quest'anno. Va bene, in bocca al lupo a voi, Bibiana Chierchia eh, sei sempre un'amica eh, della nostra redazione, ti aspettiamo il 6 dicembre. Già, già, eh, dato, già prenotato già lasciato, che, che ti lasciamo sarò. il posto in prima molto, fila. Come... Dici una cosa a piacere così a conclusione. <ride> il testo di libero, un stai testo parlando libero. di un testo libero visto no, che insegni. Stavo... No, italiano, e italiano e latino. No, ma stavo riflettendo sul fatto che hai detto alla redattrice vai a preparare cena. Speriamo che l'abbia preparata già il marito la cena. Sì. No? Ah, Perché certo. poi. È Oggi, facile, oggi è, è, una giornata, è una giornata molto importante. Ci sono tantissime eh, iniziative in. Eh, Um, in tutte le città italiane. Oggi è uh, una giornata importante per l'associazione um, delle famiglie con persone down e uh, al di là il collegamento era sulla parola pregiudizio, però molto benevola la parola direttore. Uh, sicuramente ognuno di noi ha avuto modo di, uh, di, di visitare quegli stand e di fare le, le, sia le opportune offerte che le opportune riflessioni, però la parola pregiudizio uh, è una parola che comunque ci accompagna. Uh, ho colto la battuta sulla bellissima figlia della, della redattrice, ma appunto ci si aspetta che la cena, anche se una donna è stata a lavorare finora perché sta lavo, ci, ha lavorato, ci ha lasciato un minuto eh certo. fa e stava lavorando, la debba preparare. Speriamo l'abbia già preparata il marito. È possibile. Guarda, te lo dico. È possibile? No, te, ti, sì. do so... <ride> <ride> ti, do, ti do la certezza, ti do no. la certezza perché io ti ho fatto parlare. però insomma conosco i miei polli e poi conosco una, una riflessione Mo molto più leggera Francesco Mongello che, che io è marito, ovviamente non conosco e che avrà appunto eh, già sicuro che vanno a casa e hanno trovato tutto no invece una riflessione molto più leggera sull'aggiornamento della, della tua collezione ci sono le due, i due gufi, le due civette in, a destra e a sinistra che sembrano eh, effetto in telecamera sembrano quasi una sovrapposizione in Ehm, nel, per, per i telespettatori, secondo me, cioè, io, si vede che sono in studio, però sembrano un Ah, beh, no, un questa sta, guarda, ma questa sai perché sta qua? Perché vedi, c'ha la coda, allora, e non potrebbe essere no, già. Ma l'hanno portata degli amici da Venezia perché questa no, Stavo arriva. notando le novità. Quella sì. mi pare ci fosse già, no, questa, per, questa, questa dovrebbe essere una novità. E oh. Però, siccome c'ha la coda. Eh tra l'altro a sinistra, abbiamo, però non sono sovrapposizioni, stanno no, 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 ma l'effetto è effetto bello, effetto sembra... Lo eh, sembra. È? Ma lo sai quale deve essere l'effetto di queste cifre? Assolutamente sì. di protezione, no, rigorosamente no, di protezione. Rinviano al mittente Esattamente, rigorosamente di protezione. Eh, quindi, e poi un altro secondo per fare i complimenti non solo a te, Leonora, a Gianni, ma a tutto lo staff. Grazie, sempre. grazie. Angelo, in conclusione, tu che hai fatto televisione per... Eh, per una vita... anni, ma non vorrei far capire alla gente che sono vecchio. No. Ho cominciato ma... da bambino. Ma non lo capirebbero comunque. Assolutamente, assolutamente. No, voglio fare i complimenti a tutti per la trasmissione eh, perché come eh, hai notato, ma l'avevo già notato qualche anno fa, mettere insieme tutte, eh, tutti questi filmati, tutti questi, questi collegamenti, non è da tutti, è, sono poche le televisioni parlo a livello italiano che possono permettersi questo, questo comportamento tecnico. Quindi eh, congratulazioni, fate un lavoro molto importante a livello de, di calcio locale e eh, quindi io credo che continuare su questo passo sia eh, la, cosa giusta, la cosa giusta da fare. Va bene, io non ti dico, ti aspetto il 6 dicembre perché dovresti rifare altri 9.000 km da da Toronto, però se vuoi da, da Toronto, però insomma non li faccio a piedi, ecco No, <ride> e spero di essere allora, sì. allora, allora, è, è un sì, sì questo. è un, sì. È un sì. sì ci diamo appuntamento con i, i nostri telespettatori o no? diciamo che ce la metto tutta va bene, allora ti aspettiamo va bene. grazie ai nostri ospiti davvero eh, disponibili eh, gentili e eh, assolutamente prestigiosi questa sera Grazie a Gianni Bruno, al nostro Grazie assistente di studio eh, Daniele Genovese, i nostri tecnici Angelo Pompei, Donato Mignogna, Fabio Boscarino, Daniele Ricciuto, La Messa in Onda, a Isernia, Tonino Di Perna e Samba e Lamin, che sono due amici del Gambia eh, sui quali abbiamo fatto tutto un lavoro e sono bravissime perché hanno imparato i montaggi. Insomma, loro hanno avuto una storia, una volta gliela, gliela farò raccontare. Insomma, sono arrivati veramente eh, su un gommone. Eh, hanno scontato veramente eh, carcere in Libia, dove eh, ci sono condizioni veramente inumane. Angelo, però adesso sono con noi, evviva Samba e Lamin. Naturalmente, Alessandro Nardella, Amedeo Nardella, che ringrazio anche perché ieri mi ha voluto far assaggiare. Eh, il suo vino, insomma, quindi mi ha mandato un boccione di vino, io sono a stemio, però insomma cercherò di farlo assaggiare ai miei familiari. Un grazie particolare a Eleonora che è veramente bravissima e anche stasera ha dimostrato di esserlo, se possibile, ancora una volta. Grazie a te. E l'appuntamento, Eleonora. Grazie, grazie mille, direttore. Grazie, ringrazio anch'io i nostri ospiti e ringrazio tutti voi che siete stati in nostra compagnia anche questa sera e, per, e siete stati davvero molto partecipativi e interattivi con noi. Davvero un piacere vedere ogni domenica tutta questa partecipazione. Vi ricordo l'appuntamento eh, di domenica prossima, con eh, una nuova puntata di Domenica Sport. Precisamente la numero 1182, sempre alle 15. 18 su Telemolise e dopo la pubblicità non cambiate canale perché ci sarà lo, la seconda parte di Domenica Sport dedicata allo speciale sul Mirabello Calcio Pescara Academy e quindi vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana. Con gli speciali di Telemolise siamo oggi a Mirabello per la prima visita del Pescara Academy. Con le immagini e le interviste riviviamo un pomeriggio all'insegna dello sport. My wrist, Antonio Zingaro, presidente della Scuola Calcio Mirabello, siamo alle soglie eh, del ventesimo anno di attività, è partito il ventesimo anno di attività, è rimasto immutato il vostro entusiasmo e la vostra voglia di fare. Sì, è rimasto immutato, mi fa piacere che ci dici questo Stefano, ci conosciamo da tanto tempo e eh, tu sai benissimo che da parte nostra l'entusiasmo rimane sempre alto, altrimenti non potresti fare queste cose. Ci sono tante difficoltà, però noi cerchiamo di superarle ogni anno e cerchiamo di andare avanti sempre per il bene dei nostri ragazzi. Tante, tante categorie, tanti campionati vi vedranno eh, ai nastri di partenza, quali gli obiettivi? Ma gli obiettivi sono sempre gli stessi: noi cerchiamo in primis di migliorare tutti i ragazzi. Il nostro primo scopo, è quello di migliorare ogni, single, ogni singolo eh, diciamo individuo. Dopodiché, assemblarli in una squadra per poi cercare di arrivare anche a un risultato agonistico finale a fine stagione sarebbe una bella soddisfazione, ma per noi, ma soprattutto per i ragazzi stessi. Rinnovata. Uh, Quest'anno l'affiliazione la, con il Pescara Calcio che uh, per la prima volta farà un Academy. Quali le aspettative per questa collaborazione che si rinnova? Ma guarda, questo è un progetto che il Pescara ci ha proposto quest'anno nonostante noi avessimo già 5 anni di affiliazione con loro. Lo abbiamo accettato ben volentieri perché sono persone serie e quest'anno hanno dato un salto di qualità con queste di difatti alcuni di noi sono stati a Pescara a frequentare un corso di formazione che diciamo, ci ha visto per sette giorni là a seguire tutte le loro attività e a seguire i loro consigli. Al di là dei tornei regionali ci sarà sicuramente da parte vostra qualche partecipazione al di fuori dei confini nazionali come è stato negli anni, eh, motivo di crescita costante e continua. Sì, diciamo che il confronto alla fine è importantissimo per i ragazzi, anche conoscere altre, eh, diciamo altri posti, anche al di là dei confini nazionali. Siamo stati quattro volte in Spagna, Croazia, eh, siamo stati anche diciamo, in Alt Italia, Torino, Verona e altri posti ancora, Viareggio, e ci siamo sempre ben comportati, però la cosa bella è stata sempre diciamo, la volontà dei genitori. Il nostro valore aggiunto sono i genitori che ci seguono e che si fidano di noi, e di questo siamo contentissimi per la nostra crescita. Antonio Leonardi, tecnico del Mirabello Calcio, curi le categorie Sordienti e Pulcini. È partita una nuova stagione sportiva con rinnovato entusiasmo da parte vostra. Sì, con il Mirabello Calcio abbiamo sposato il progetto Pescara Calcio Academy che è un percorso didattico che si pone appunto l'obiettivo di promuovere e realizzare un nuovo e ampio protocollo di lavoro che rivoluziona totalmente il modo di insegnare il calcio. Marco Arcese è responsabile del progetto Academy Pescara a Mirabello per aprire ufficialmente la nuova stagione. Quali le prospettive? Beh, intanto lasciami ringraziare prima il Molise, che è una terra sempre molto accogliente. E a nome del Pescara Calcio ringrazio soprattutto la società di Mirabello perché ha creduto in questo progetto, noi cercheremo di stare vicini soprattutto ai tecnici per dargli una formazione importante che è quella che sviluppiamo sui nostri campi a Pescara e quindi fare in modo che questi bambini possano divertirsi in un ambiente più professionale possibile. Questo è l'obiettivo, chiaramente attraverso il divertimento, attraverso il rispetto delle regole attraverso l'educazione sportiva che vogliamo comunque dare ad un ambiente che forse con i bambini deve ritrovare un po' di serenità. Continua una collaborazione che dura da, da diversi anni, eh, dove si potrà arrivare da qui in avanti? Eh, Quest'anno le cose a Pescara le abbiamo un po' modificate, abbiamo... Diciamo, il Presidente ha investito su questo progetto perché vuole comunque esportare all'esterno dell'Abruzzo il nostro metodo di lavoro e quindi ringraziamo le società che ci stanno seguendo e che hanno creduto appunto, eh, nella nuova metodologia di lavoro che è, appunto, si basa su, sulla formazione, sulla formazione perché con i bambini non ci si stanca mai di imparare, c'è sempre tanto da fare e soprattutto cercare di ottimizzare quelli che sono i tempi e le difficoltà delle società dilettantistiche. Progetto Academy eh, sicuramente impegnativo ma che regala anche grandi soddisfazioni. Beh, grandissime soddisfazioni perché poi quando si ha a che fare con i bambini e eh, li si vede crescere e, e migliorare e maturare da tanti punti di vista, credo che non ci sia cosa più bella nello sport. E ripeto, mh, però i grandi responsabili di questi cambiamenti siamo noi adulti. Quindi abbiamo una missione importante e di responsabilità, non solo tecnica, ma anche comportamentale. Boni, responsabile di tutti i tutor dell'Academy del Pescara Calcio, come si svolge il tuo duro lavoro? Ora allora, intanto buongiorno a tutti, Allora, è un lavoro molto particolare dove bisogna comunque stare molto attenti a tanti particolari. Uh, diciamo che tutti i giorni cerco di preparare delle schede tecniche che vengono inviate alle nostre accademie e dove tutti gli istruttori sono, devono stare molto attenti a capire ogni dettaglio per poter poi esprimere in campo uh, mettendo naturalmente la loro conoscenza, la loro abilità e soprattutto la conoscenza dei bambini. Quindi in ogni esercitazione, oltre al mio lavoro che viene concentrato in, uh, in più giorni durante la settimana, poi deve esserci la bravura del tecnico che cerchiamo di formare giorno dopo giorno. Per Poter poi migliorare e quindi mettersi a disposizione dei bambini per poter dare un ottimo lavoro. Molise in realtà piccola, ma eh, sempre operativa, a Mirabello come hai trovato la struttura, come hai trovato la società. Intanto è un territorio molto molto bello e quindi credo che sia anche una cosa carina da, per venire qui, per poter stare in questo territorio e soprattutto faccio tantissimi complimenti al Mirabello perché ho visto una, uno staff di allenatori pronti, preparati, che sono pronti a collaborare, ho visto una bellissima struttura dove i bambini hanno possibilità di poter esprimere, esprimere la loro gioia per poter praticare questo sport bellissimo in una struttura come ripeto molto bella. Tanti ragazzi sul campo, eh, come si cresce per diventare campioni? Per diventare campioni c'è bisogno di tanto, soprattutto iniziando però dal divertimento, perché un bambino migliora se lo fa attraverso il divertimento, riesce ad esprimersi e a dare sicuramente di più in ogni esercitazione. Poi c'è bisogno di tanti altri fattori: c'è bisogno durante la vita di avere una testa giusta, di avere comunque dei genitori che sono pronti a supportare il bambino, che c'è bisogno soprattutto però di trovare degli istruttori pronti e preparati per poter continuare a farlo crescere nella giusta direzione. Pasquale Garzia, responsabile tecnico del, del Mirabello Calcio. Eh, siamo qui per parlare con te eh, della affiliazione rinnovata con il Pescara Calcio, che da quest'anno è eh, Academy. Eh, cosa eh, vuol dire collaborare con una società come quella Bianco Azzurro? Sicuramente è un motivo d'orgoglio da parte nostra poter avere una società professionistica che che ci dia delle dritte delle delle direttive ben precise. La differenza che passa tra la, una semplice collaborazione e una semplice affiliazione è che l'Academy è un progetto tecnico dove noi ci auguriamo di poter essere eh, sicuramente portatori di novità, eh, chiaramente con una direzione eh, di una società professionistica, con delle persone che fanno questo come, come lavoro e potrebbe sicuramente esserci d'aiuto sia a noi ma soprattutto ai bambini che sono al centro di, di questo progetto. Diciamo una collaborazione che eh, si può svolgere anche eh, quotidianamente, quanto eh, vi può aiutare, quanto può aiutare i vostri tecnici nel far crescere i ragazzi? Ma sicuramente tanto, dico solo che nel, quotidianamente i nostri responsabili delle, delle, delle varie categorie si confrontano con i responsabili di questo progetto eh, per avere delle, delle notizie, delle, 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 delle schede che ci forniscono per poter mettere in pratica una metodologia che il Pescara intende portare avanti eh, con tutte le accademie che sono loro affiliate. Quindi sicuramente abbiamo una, una strada ben delineata e chiara da seguire e noi non resta che che ascoltare i consigli e cercare di mettere in pratica quello che ci viene suggerito, con la massima semplicità, con la, massima, con la passione soprattutto che ci ha sempre con distinto e cerchiamo di, di rendere al meglio quello che possiamo offrire ai ragazzi. Una collaborazione con il Pescara che dura da, da tanti anni, cosa c'è alla base di un rapporto di così lunga durata? Noi sono circa 7-8 anni che collaboriamo, che abbiamo questo contatto diretto con il Pescara Pescaracaccio. Abbiamo la fortuna di aver conosciuto sia il responsabile dell'attività di base Angelo Londrillo, sia il responsabile del, dello scouting Antonio Di Battista. Oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite Marco Arcese che è responsabile di questo progetto eh, Academy, eh, con, con i tecnici e i, i tutor presenti. Eh, probabilmente il rapporto di, mh, continuo ma di sincerità e di cercare di capire come fare per far crescere nel miglior modo possibile i ragazzi che mh, hanno assolutamente bisogno di, del, di una linea guida. Eh, probabilmente questo è il motivo per cui dopo tanti anni ancora stiamo eh, in contatto e eh, non ultimo quest'anno con l'Academy abbiamo rafforzato la collaborazione e eh, far sì che, che si continui per, per il bene sempre dei, dei bambini. Siamo con Esther, rappresentante in quota rosa della scuola calcio Mirabello, protagonista con la categoria esordienti. Esther, da quanto tempo pratichi questo sport? Da tre anni. Sei sempre stata con il Mirabello? Sì, sì, sempre con il Mirabello. Come mai hai scelto di vestire la maglia giallo-blu? Perché cioè avevo già conoscevo tipo qualcuno che veniva, allora sono venuto anch'io e ho fatto amicizia e mi è piaciuto. Il calcio è uno sport prettamente maschile, però tu come ti trovi insieme ai eh, compagni? Non mi trovo molto bene insieme ai maschi. Ci sono in, in ambito femminile delle, ce ne, ci sono diverse rappresentanti della nostra regione che vestono anche la maglia della nazionale. Eh, tu dove pensi e speri di poter arrivare da grande? Eh, spero di arrivare dove riesco, cioè in nazionale anche. Sì, sì. Siamo con eh, Giulia, eh, piccola calciatrice del Mirabello Calcio. Allora, Giulia, come mai eh, hai scelto di praticare questo sport? Perché ho provato tutti gli sport e quello che mi è piaciuto di più è stato calcio. Mirabello, una grande famiglia, come ti trovi? Bene, mister. Eh, Cosa ti insegnano? Cosa, che consigli ti danno? Eh, diciamo, come, come vi allenate? Bene. Segui anche il calcio in Serie A? Sì. Che squadra tifi? Juve. Diciamo da grande eh, dove sogni di arrivare e dove vuoi arrivare? In Serie A. Siamo con Antonio, piccolo campioncino della Scuola Calcio Mirabello. Allora, Antonio, nonostante i tuoi soli quattro anni già sul campo, come ti trovi? Io, io mi alleno tutte le mattine. Ah, non vai a scuola? No, solo, solo quando, quando, quando mi sveglio vado all'asilo. Vedo che ti fai per il Milan con la maglia, giusto? Sì, perché, perché mio padre mi ha, mi ha insegnato che devo se, 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 se sempre sei sempre diventato il Milan. Ma dove vuoi, arrivare, dove vuoi arrivare? quando diventi grande? A campo basso. Dove, di dove sei? Di dove sei? Di. Di <ride> Siamo in compagnia di Gianluigi e Manuel, aspiranti eh, campioni, eh, oggi con il Mirabello. Eh, come vi state trovando? Eh, mi trovo bene. Con il Mister, eh, come va? Cosa vi insegna? Eh, parecchie cose. Ci divertiamo anche. Con Manuel, quali aspettative per, per la nuova stagione a livello personale? Uh, credo di fare meglio dell'anno precedente. come ti stai trovando uh, con, uh, in questa nuova stagione? Molto molto bene, soprattutto con i compagni. Bla 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 bla. la porta cura. Tengo cura, con altura, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Vivo rápido, no tengo cura. Es una asesina cuando vale creer que Mister Vergalito, responsabile dell'attività eh, di base, tanti bambini eh, sotto la tua, la tua guida. Quali le prospettive per questa nuova stagione? Sì, sono responsabile dell'attività di base. Per quanto riguarda il Mirabello Calcio, eh, le prospettive diciamo, per questa prima parte di stagione si sono, eh, sono abbastanza buone. C'è un buon numero di, di bambini che hanno, hanno aderito a questa nuova stagione, oltre alla riconferma di tanti bambini che erano già con noi la, lo scorso anno. Oggi, eh, come potete vedere sulle tribune, ci sono un bel po' di bimbi che sono venuti a fare il, diciamo, questa esercitazione del Pescara Calcio, dove noi da quest'anno abbiamo una partnership importante che eh, vogliamo coltivare e vogliamo portare avanti. Diverse strutture coinvolte nella vostra stagione dove si eh, incentra soprattutto l'attività? Ma per quanto riguarda l'attività di base noi siamo su, a Camobasso al centro sportivo Calasport dove abbiamo la maggior parte dei, dei bambini oltre a, qui a Mirabello, al centro sportivo Mirabello, eh, all'attività che abbiamo aperto eh, su Vinchiaturo e da quest'anno una novità assoluta eh, la palestra di, di Fossaldo che poi è anche, anche il mio paese. Spartaco Cordella, tutor dedicato al Mirabello per quanto riguarda l'Academy del Pescara Calcio, una collaborazione che dura da tanti anni. Quali sono i progetti per questa nuova stagione? Eh, innanzitutto per me è un onore e un piacere essere qui a Mirabello ed essere stato designato come tutor per il progetto Pescara Calcio Academy. Ci conosciamo da tempo perché abbiamo anche un altro progetto che è la One to One Academy, ci cioè ha visto già protagonisti qua, con tante soddisfazioni reciproche. E il mio ruolo chiaramente è quello di, eh, di tutor e quindi faremo insieme un percorso virtuoso dove al centro del progetto c'è il bambino. E quindi lavoreremo affinché abbia gli strumenti migliori per la sua formazione. Sarai più volte in Molise e più volte a Mirabello, dove, dove si potrà arrivare? Eh, già è previsto, c'è una calendarizzazione, per cui io verrò una volta al mese, quindi per otto visite annuali. Chiaramente, laddove ci fosse una necessità particolare o specifica, la mia disponibilità è totale. Proprio perché faremo delle valutazioni insieme e per poter chiaramente migliorare tutt tutta l'attività didattica.